montagna. Attenzione ai distacchi, Enzo Vicennati, perché insomma con questo Contador in rosa voi immagino avrete già preparato il numero che... l'anno, e dunque la possibilità appunto per i tecnici dell'Osservatorio Astronomico di San Bartolomé di effettuare appunto delle ricerche sfruttando proprio questa caratteristica. Nel frattempo i quattro hanno raggiunto Giovanni Visconti, che opportunamente ha rallentato la propria marcia, quindi è tornato un quintetto a guidare la corsa. Vedete il vantaggio, 2 minuti sul gruppo Magliarosa. L'Astana ha tenuto sempre sotto controllo questa fuga. Sono arrivati a Fenis, al traguardo volante previsto proprio ai piedi della salita verso San Bartolomé, con una media di 46 orari. Sono andati veramente veloci anche oggi, come è stato per tutto questo Giro d'Italia, con questi 9 atleti, 5 ne sono rimasti in questo momento davanti, che hanno cercato la fuga da lontano, ma l'Astana non ha mai lasciato andare a più di 4 minuti di vantaggio. Dunque questi sono i 5 battistrada, con Marek Rutkiewicz, polacco della CCC Sprandi, poi Giovanni Visconti della Movistar, Pavel Kochetkov, che è un russo della Katyusha, Vasil Kirienka del Team Sky e Esteban Rubio Chavez, il colombiano della Orica Green Edge. E qua con il nostro Ultra Motion vediamo anche i primi piani di quella che potrà essere forse, chissà, la nuova sfida diretta fra i primi 3 della classifica generale, vale a dire Alberto Contador, Michele Landa ed eccolo inquadrato Fabio Aru. E adesso andiamo in corsa, diamo il benvenuto sulla Motocronaca 1 ad Andrea De Luca. Buongiorno Francesco, buongiorno Silvio, un buongiorno ai telespettatori. Motocronaca 1 pilotata da Massimo Valeri. Abbiamo appena iniziato la discesa alle spalle dei 5 battistrada. Abbiamo effettuato questa lunga salita a Col San Bartolomé, 16 km di salita. L'hanno presa a gruppo di fuga compatto, erano in 9 sulle prime rampe molto dure. È scattato Giovanni Visconti, insieme a lui Esteban Chavez, ed è stato proprio Giovanni Visconti a fare la selezione. Il primo a pagare è stato Diego Ulissi, poi Van der Leyke, Montaguti, sfortunatissimo invece Carlos Alberto Betancourt, vittima di una frattura. Sono rimasti adesso in 5, ma il polacco Rutkiewicz si era staccato e riuscito a rientrare solo a 1 chilometro dalla vetta. Dei 5 battistrada, quello che sicuramente dà le sensazioni migliori in salita è Giovanni Visconti, che parte, accelera, lascia i compagni, poi li aspetta, insomma gioca un po' il gatto col topo. Pedala molto bene in salita anche Esteban Chavez. Certo che il gruppo, ci siamo voltati in un ampio tornante e l'abbiamo visto arrivare famelico alle nostre spalle. A voi la linea. Gruppo che adesso viene segnalato con un ritardo di 2 minuti e mezzo. Qua intanto un'incertezza estremamente pericolosa in discesa per Marek Rutkiewicz, che è stato bravo comunque a controllare la bici. Adesso ha guadagnato una 30 di metri di vantaggio sul terzetto con Esteban Chavez, con Visconti e con Kochetkov. Appena più attardato invece Vasil Kirienka, il vincitore della cronometro, della lunghissima cronometro che ha dato il primo vero scossone alla classifica generale, quella da Treviso a Valdobbiadene, lui che l'anno che vinse la tappa del Colle delle Finestre, in programma domani, e che invece è andato all'attacco quest'oggi. Era caduto ieri Vasil Kirienka, c'era qualche incertezza, qualche incognita sulla sua condizione fisica, evidentemente è stata solo una botta, niente più per Kirienka. Bollettino medico pesante la tappa di ieri, spettacolare tappa di ieri con arrivo a Verbania, perché sia Damiano Cunego che Juan Lobato, vittime di incidenti, tra i tanti che sono state vittime di cadute ieri, hanno riportato Cunego la frattura della clavicola destra, Juan Lobato la frattura della clavicola sinistra. Quindi auguri ad entrambi di pronta guarigione e di rientrare presto in gruppo. Sono i due che ieri sono stati costretti al ritiro appunto a causa delle fratture. E questo invece è l'aspetto altimetrico di questa tappa, la numero 19 del Giro d'Italia, con 4 Gran Premi della Montagna, compreso l'arrivo in quota a Cervinia. Siamo a quota 2000 metri, anzi per la precisione 2001 metro sulle cartine del Giro d'Italia, l'arrivo di Cervinia. Torniamo in corsa, stavolta con Max Lelli. A te Max. Buon pomeriggio a tutti dalla motocronaca guidata da Francesco Angotti. Io mi trovo dietro il gruppo della Maglia Rosa, un gruppo più o meno di 60 corridori, hanno affrontato San Bartolomé abbastanza tranquilli, ma c'è molta stanchezza. Ancora i gregari di lusso non hanno messo in moto i motori, c'è molta tensione soprattutto nella parte alta del gruppo, perché sia la Stana che la Tinkoff rimangono
abbastanza compatti. In questo momento stanno rientrando alcuni corridori, si sono riforniti moltissimo. Bravissimo Tiralongo, che è considerato un gregario di lusso, che è sceso tre volte all'ammiraglia per rifornire tutti i suoi compagni. Ancora non è al suo turno, però sta dimostrando una grande professionalità nel servire i suoi compagni. A voi. E questa è la nuova classifica aggiornata per la maglia azzurra, con Beniatyn Chausti che è tornato al comando, 95 punti contro i 94 di Kruijswijk, 90 punti anche per Giovanni Visconti. Quanto mai incerta la lotta per la maglia di miglior scalatore di questa 98esima edizione del Giro d'Italia. Vedete che tra l'altro Inciausti, Kruijswijk, che hanno incontrato lungo la discesa uno degli uomini che faceva parte della fuga del mattino, Nico van der Leyck, della Lotto NL Jumbo, viaggiano con circa un minuto di vantaggio sul gruppo Maglia Rosa, sempre condotto dalla Astana, che vediamo inquadrato in questo momento, formazione che sta interpretando questa importante tappa alpina con il piglio di chi vuole tentare di far saltare il banco e, in seconda ipotesi, naturalmente quella di conquistare la vittoria di tappa, sempre prestigiosa in una tappa importante come quella che viene proposta oggi. Ecco Silvio, dei pedali per ispezionare nell'interno. Sono state controllate le biciclette di Rinaldo Nocentini, di Philippe Gilbert, vincitore di tappa, di Kenny Elizonde della FDJ, anche lui è stato protagonista nella tappa di ieri, di Ryder Eisedal e di Alberto Contador. Queste le 5 biciclette controllate all'arrivo di Verbania di ieri. Risultato tutto in ordine, anche se a quanto sembra non sono stati utilizzati dei macchinari particolari, non sono stati degli scanner. No, è stata proprio estratta o la sella o è stata rimossa appunto il tubo della sella o l'asse dei pedali per ispezionarne l'interno, quindi c'è stata un'ispezione vera e propria rimuovendo o il telaio, il reggisella o appunto l'asse del pedale per verificarne visivamente la situazione all'interno. Quindi non sono stati usati marchingegni o scanner particolari. L'hanno smontata. Per quanto possibile. Per la non felicità dei meccanici, dei corridori stessi. Per toccare la sella, non toccate la sella a un corridore perché è la cosa più delicata. Questi qua se la sono vista smontare. Basta lo spostamento di un millimetro che un professionista, come quelli che sono stati controllati, che fa tantissime ore in bicicletta sia di allenamento che di gara, lo spostamento di un solo millimetro è chiaramente un qualcosa che si sente immediatamente. E vediamo anche il confronto della velocità tra la testa della corsa e il gruppo che insegue, il gruppo della maglia rosa, più o meno la velocità si equivale tra i 5 uomini al comando e il gruppo maglia rosa, che è rimasto forte di una sessantina di corridori, no? Non di più, Silvio. Sì, magari c'era. Qualcuno è rientrato dopo il Gran Premio della Montagna, comunque già c'è stata una bella selezione, pensando anche alla velocità folle con la quale hanno affrontato le prime 2 ore di gara. Certamente i corridori o che non stanno bene, o il gruppo dei velocisti, o chi insomma è particolarmente stanco, all'attacco del Col di San Barthélemy sicuramente si è staccato, tra l'altro salita lunghissima che prevede i tratti più impegnativi proprio all'inizio, e l'andatura delle Astana naturalmente ha fatto sì che ci sia già una discreta selezione, 60-70 i corridori che fanno parte del gruppo Maglia Rosa, come ci ha raccontato Max Lelli, che è al seguito proprio del gruppo Maglia Rosa, invece Andrea De Luca si trova sul gruppetto di testa. E allora noi andiamo proprio con le nostre moto, cominciando da Andrea De Luca. Andrea. Il gruppo dei 5 sta arrivando in questo momento proprio sotto il cartello dei meno 45 km, siamo ancora in una fase di discesa, da segnalare che in questa parte della valle c'è molto vento che non aiuta i corridori in questo momento, perché spira contrario alla loro marcia, e quindi è un tratto in cui faranno più fatica rispetto al gruppo dietro. Una salita molto lunga ma molto facile, tornanti ce ne sono stati, però tornanti ampi con una carreggiata che offriva lo spazio per manovrare bene la bicicletta. Adesso proprio gli viene segnalato il loro vantaggio nei confronti del gruppo, quindi questo è uno dei momenti, uno dei tratti di strada più difficili per i 5, perché il vento si fa veramente sentire in questo tratto, che non è più discesa, un falso piano a questo punto, mentre vediamo il cartello con la rotonda che ci indica Chambava, quindi quasi fine discesa. A voi la linea.
Eh sì, proprio così Andrea, siamo in pratica alla fine della discesa e anche da queste immagini vediamo come sia forte, come sia intenso il vento. Vento tra l'altro che, come abbiamo sentito da Andrea e come abbiamo visto, abbiamo potuto intuire dalle immagini, soffia in senso contrario alla marcia dei corridori, e questo chiaramente è un fattore che avvantaggia chi è all'inseguimento, perché può contare su forze più ampie rispetto ai 5 di testa che cominciano ad accusare anche già una discreta diciamo così stanchezza, perché siamo ormai al limite dei 200 km di gara, 44 km all'arrivo, 236 il totale del chilometraggio che è previsto per la tappa di oggi, che è partita dal Gravellona Toce e vedrà il proprio epilogo spettacolare qui a Cervinia, proprio ai piedi del Monte Cervino che ci guarda in tutta la sua imponenza. Ancora in discesa invece Max Lelli con il gruppo, giusto Max? Sì, siamo quasi al termine della discesa, la velocità in questo momento è intorno a 75 all'ora. Io mi trovo proprio a fianco alla miraglia della Tinkoff e c'è anche il magnate russo Pola Tinkoff che vuole seguire lui personalmente, la sfida con l'Astana. Sicuramente nel finale ci sarà guerra, battaglia. In questo momento il direttore di corsa ci fa spostare sulla corsia di destra, perché la corsia sinistra, che è quella che normalmente ci stanno le moto, dunque ci stiamo noi, per lasciarla libera per l'ammiraglie, che stanno rifornendo tutti i corridori. È un momento molto delicato, mancano 45 km all'arrivo. Grazie Max, grazie. Eccolo qua il gruppo che transita al cartello dei meno 45, dunque ci sono in pratica un chilometro e mezzo di vantaggio per i 5 battistrada nei confronti del gruppo. Per i 5 battistrada intanto è già cominciata la terza salita di giornata, quella verso il Col San Pantaleon. Era una salita inedita invece il Col San Barthélemy per il Giro d'Italia, già fatta al Giro della Val d'Aosta, ma per gli Under 23. Col di San Pantaleon si giungerà ai 1664 metri di altitudine, un dislivello di quasi 1200 metri, 1184 per l'esattezza, una pendenza media che supera di poco il 7% con punte del 12%. È appena cominciata la salita, ci pensa Giovanni Visconti a dare il primo scossone, il primo cambio di ritmo con Rutkiewicz, che sembra abbastanza pimpante, in discesa ma non solo. Si era staccato salendo verso San Barthélemy e poi era riuscito a rientrare il polacco, che ora anche lui lascia la ruota di Giovanni Visconti, che tutto solo continua a caratterizzare questa tappa. Abbiamo sentito prima dal primo collegamento di Andrea De Luca che praticamente sta giocando al gatto col topo il siciliano della Movistar, perché scatta e riesce ad andare ogni qualvolta decide di farlo. Il gruppo Magliarosa è a poco più di 2 minuti, quindi sa che se vuole cercare anche di impossessarsi della maglia di leader del Gran Premio della Montagna, questo è il momento per cercare di andare, perché potrebbe scatenarsi la bagarre anche nel gruppo Magliarosa su questa salita del Col San Pantaleon. Quindi si sente bene, sente ancora la gamba bella piena e decide di andarsene tutto solo e di scirupparsi, tentare di scirupparsi questi 17 km di salita in solitaria. Si supera un dislivello di 1184 metri con il San Pantaleon, la cui pendenza media è del 7,2%, ma ci sono punte massime del 12%, salita che è cominciata subito dopo essere passati da Shambab. Ed eccoci dunque con Giovanni Visconti. Dopo tanti tentativi, ancora una volta è grande protagonista questo Giro d'Italia. Generosissimo veramente, le pendenze più impegnative le incontrerà quando mancheranno 4 km e mezzo al Gran Premio della Montagna. Per ora sta salendo regolare, alle sue spalle si sta organizzando soprattutto Vasil Kirienka, anche qui un corridore che fa della regolarità una delle sue armi vincenti, che sta cercando di reagire. Mentre Juan Esteban Rubio Chavez sta perdendo contatto, il colombiano della Orica Green Edge, che dunque presto potrebbe essere ripreso dal gruppo. Ma torniamo da Andrea De Luca. Andrea, vantaggio di circa 70 metri quello di Giovanni Visconti nei confronti del russo e di Kirienka. Come solito per Vasily Kirienka non ha risposto subito all'attacco di Giovanni Visconti, ma sta proseguendo del suo passo. Esteban Chavez è saltato, l'abbiamo visto, l'abbiamo affiancato, volto sofferente, affaticato, quindi per lui finisce qui questo tentativo.
mentre invece il polacco Rutkiewicz prima ha provato a tenere le ruote, adesso sta perdendo visibilmente anche lui, ha faticato così come aveva patito durante la prima salita, sta patendo adesso. Giovanni Visconti sta incrementando comunque il vantaggio. Giovanni Visconti scatenato quest'oggi, il toscano di origine siciliana, veramente una condizione super per lui. A voi la linea. Infatti lo vediamo anche da queste immagini che sta aumentando lentamente il vantaggio di Giovanni Visconti, che adesso ha circa una quindicina di secondi di margine nei confronti della coppia formata da Vasilij Kirienka e dal russo Pavel Kochetkov. Team Sky il primo, Katyusha il secondo. Sono salite da affrontare con regolarità perché molto lunghe e naturalmente giornata anche molto calda, lo sa Giovanni Visconti, e nonostante senta la gamba giusta deve comunque gestirsi in queste salite che appunto presentano un chilometraggio molto importante. E questa è la cartolina che invece ci arriva da San Pantaleon, dove c'è questa chiesetta di Saint-Vance edificata nel XIII secolo, che è da sempre una meta di pellegrinaggi, e lo scopriamo dalla nostra grafica, per auspicare delle primavere piovose. San Pantaleon, che è questo balcone, lo potremmo definire anche un balcone panoramico, che consente di spaziare con la vista dal Monte Bianco fino al Cervino. È stato fatto anche nel 1997, al giro del 97, nella tappa che terminava sempre a Cervinia, che però era a metà giro e non alla fine del Giro d'Italia, alla fine del percorso del Giro d'Italia, con l'attacco proprio di Ivan Gotti sulla colla di San Pantaleon, anche se non veniva affrontato da questo versante. Solo gli ultimi 3,5 km prima dello scollinamento ricalcavano il percorso di oggi. Hai parlato del 97, Francesco, e della quarta occasione, questa è il 2015, in cui il Giro d'Italia arriva qui a Cervinia. La prima fu nel lontano 1960, la Asti Cervinia, conquistata da Aldo Cazzianca. Nel 97, come hai ricordato, Ivan Gotti conquistò la tappa e poi fu anche il vincitore di quel Giro d'Italia. Nel 2012 la Cherasco Cervinia vide la vittoria di Andrei Amador, il costaricense portacolori della Movistar, che occupa la quarta posizione in classifica generale. Andrei Amador che continua a rappresentare in positivo la grande sorpresa di questo Giro d'Italia, no? Assolutamente. Perché, tra l'altro, ha ancora la possibilità, anche non è facile, ma ha ancora la possibilità di salire sul podio Amador. Eh sì, direi di sì, perché chiaramente anche lui si è accorto delle difficoltà che sta attraversando Fabio Aru. Non mi sorprenderei tra oggi e domani di vedere all'attacco anche Andrea Amador per cercare appunto di scalzare Fabio Aru dalla terza posizione in classifica generale, anche se ci conforta vedere queste immagini, quadrettino in basso a destra, Astana che ormai fin dall'inizio di questa tappa sta controllando la situazione, quindi vuol dire che Fabio Aru sta bene, perché se non stesse bene uno dei due capitani della formazione kazaka guidata da Giuseppe Martinelli evidentemente non avrebbe avuto finora questo atteggiamento la sua formazione. Riquadro grande per il battistrada Giovanni Visconti, in alto a destra i due inseguitori Kirienka e Kochetkov, sotto a destra invece il gruppo sempre con Dario Cataldo nelle prime posizioni. Eccolo qua l'inquadratura dall'alto che ci permette di notare come il gruppo sia forte, sì, al massimo di una sessantina di corridori. Chiediamo conferma anche a Max Lelli. Vai Max. Max? No, allora adesso non ci sta ascoltando Max Lelli. Attendiamo ancora qualche istante prima di fare un collegamento con la seconda motocronaca. A proposito di Andrei Amador, ricordiamo che il costaricense è quarto nella classifica generale, compagno di squadra di Giovanni Visconti alla Movistar, con un ritardo di 56 secondi da Fabio Aru, che invece è sul podio, è in terza posizione. Secondo poi Landa, 5:15, maglia rosa, ovviamente per Alberto Contador. Ci sono due classifiche sulle quattro che prevedono l'assegnazione delle maglie, che sembrano ormai, diciamo così,
ben delineate. La classifica per la maglia rosa, obiettivamente il vantaggio di 5 minuti e 15 di Contador su Michel Landa sembra veramente irrecuperabile da parte del Basco nei confronti del connazionale di Alberto Contador. Quello per la maglia bianca, dove lo stesso Fabio Aru ha un vantaggio notevolissimo su Davide Formolo. Invece incerta la lotta per la maglia rossa, classifica a punti, e per la maglia del Gran Premio della Montagna, maglia azzurra. E quindi saranno interessantissime queste due giornate, oggi e domani, per la classifica del Gran Premio della Montagna e soprattutto l'ultima tappa di domenica a Milano per l'assegnazione della maglia rossa della classifica a punti. Nella maglia rossa Nizzolo è al comando con 159 punti, Modolo ne ha 142, Viviani ne ha 134, dunque con ogni probabilità decisivo sarà l'ultimo sprint, quello di Milano, domenica, dopodomani. Nella maglia azzurra invece, dopo i risultati maturati oggi, troviamo Inciauffi che si riprende la maglia azzurra. Inciauffi è il vincitore a Campitello Matese, 95 punti per il Basco della Movistar, 94 per Krusbeck della Lotto Enel Jumbo, 90 per Giovanni Visconti che oggi però ha la grossa possibilità di balzare al comando. Dipenderà da questa tappa e ancora più precisamente dipenderà da questa salita verso Col San Pantaleon. Alcuni istanti e poi ci fermeremo per ripartire immediatamente su Rai 3, dove continuerà la nostra diretta. Intanto grazie anche a Riccardo Pescante per il preziosissimo coordinamento giornalistico dalla regia. Dunque attendiamo indicazioni per la chiusura, una manciata di secondi giusto per ricostruire la situazione. Giovanni Visconti al comando, al suo inseguimento altri due uomini che con il siciliano della Movistar facevano parte della prima fuga, vale a dire Kochetkov e Kirienka, che hanno 20 secondi di ritardo. Poi il gruppo che insegue adesso con 2 minuti e 45. Difficoltà per Vasil Kirienka e dunque è Kochetkov che da solo prova a portarsi all'inseguimento di Giovanni Visconti. Ci fermiamo pochi secondi e poi subito la ripartenza su Rai 3. Rapida assimilazione, Zuccheri a rapida assimilazione, Konchenkov insiste alla ricerca in questa lunghissima salita di andare a prendere il fuggitivo che Giovanni Visconti è lì davanti, lo vede le moto. Ovviamente questa è una salita molto molto lunga, 16 km e 500 metri. Giovanni Visconti è partito subito all'inizio e guardate come le facce di questi corridori. Kreuzvik con la maglia azzurra non ce l'avrà più stasera, bella questa inquadratura di Alberto Contador, poco più dietro con la maglia aperta abbiamo visto anche Damiano Caruso, bello il suo Giro d'Italia con Koenig anche lui con la maglia aperta, Atapuma e Amador. Tutti i migliori di classifica generale sono lì nelle prime posizioni. E vediamo Kochetkov che è il primo inseguitore di Giovanni Visconti che, come dicevi, in classifica generale ha il miglior risultato del 2013, 35esimo. Amiche ed amici, bentornati. 39.800 sono i chilometri che mancano alla conclusione della 19esima tappa del Giro d'Italia, tappa che vede al comando solitario Giovanni Visconti che precede l'inquadrato Pavel Kochetkov che ha un ritardo, come vedete, di 36 secondi dal corridore italiano del team Movistar. Era in compagnia Kochetkov di Vasil Kirienka che ha ceduto metri nel corso della salita che porta al Gran Premio della Montagna di Col San Pantaleon, terzo GPM di giornata dopo il terza categoria Croce Serra all'85esimo chilometro, il San Barthélemy al chilometro 167 che ha visto Visconti primo. Visconti quindi con questi risultati transitando primo a Col de San Pantaleon, cosa che sta cercando di fare naturalmente, andrebbe a conquistare la maglia azzurra di leader del Gran Premio della Montagna. Vediamo l'inquadratura per Visconti che, ricordiamo, ha vinto le sue due tappe al Giro d'Italia nell'edizione 2013, prima a Vicenza e poi sul prestigiosissimo Col du Galibier. Grande evento anche su questa salita, strade della Val d'Aosta, strade del Giro della Val d'Aosta per dilettanti, molti corridori qui hanno suggellato anche la loro carriera, perché chi vince il Giro della Val d'Aosta nei dilettanti vuol dire aver grande qualità e molti nel gruppo ci sono già transitati su queste strade. In molti mi hanno detto: ma c'ha la pancia, cioè il corridore in questa inquadratura con Giovanni Visconti, soprattutto a fine giro sembra che sia così. Non è la pancia ma è lo stomaco che per l'effetto della magrezza, dello sfinimento del fisico, perché non hanno più un filo di grasso addosso, i corridori si
evidenzia anche lo stomaco, che chiaramente in quella posizione è anche parte fondamentale sul diaframma nella respirazione del corridore, quindi a volte vedi dei corridori, chi più chi meno, che hanno accentuato questo lo stomaco, che sembra quasi che abbiano la pancia, ma non è che hanno la pancia, sono magri, finiti, sfiniti, e anche oggi hanno dimostrato. Io veramente un Giro d'Italia come questo vado a memoria, ma raramente ho visto delle medie, degli attacchi, soprattutto nelle prime parti della tappa, sempre alla ricerca della fuga. Si corre un parte iniziale della lunga salita verso il Gran Premio della Montagna di Col San Pantaleon, una prima categoria, scollinamento a quota 1664, una salita di 16,5 km, subito imboccata questa lunga ascesa a Rotondi Indugi. Giovanni Visconti, che faceva parte con Kirienka, con Kochetkov e con Rutkiewicz del gruppetto di quattro, che a sua volta aveva fatto esplodere la fuga che aveva caratterizzato la prima parte di questa tappa. Dunque al comando da solo adesso Giovanni Visconti, e sta incrementando il proprio vantaggio sia nei confronti di Kochetkov e Kirienka, che sono al suo inseguimento, sia nei confronti del gruppo che vediamo inquadrato. Chavez Rubio è stato ripreso poco fa dal gruppo Maglia Rosa, lo vedete inquadrato qui dall'alto, sempre condotto in questo momento da Dario Cataldo, ma dalla formazione di Michel Landa e di Fabio Aru. Mark Rutkiewicz, il polacco della CCC Sprandi, è poco lontano, sarà il prossimo ad essere raggiunto. Rimangono davanti Vasil Kirienka, che però dall'immagine precedente mi sembra ormai abbia rinunciato ad ogni velleità. Ecco, vediamo sulla sinistra Giovanni Visconti, che continua con la sua bellissima andatura ad andare verso il Gran Premio della Montagna. Kochetkov solitario al suo inseguimento sulla destra, in alto a destra. In basso a sinistra vediamo Vasil Kirienka, che invece non è riuscito per ora a tenere la ruota di Kochetkov. Sulla destra il gruppo Maglia Rosa, quindi una situazione dei 9 corridori che hanno lanciato l'attacco dopo 34 chilometri, ne sono rimasti per ora solo 3 al comando davanti al gruppo Maglia Rosa, che continua a controllare la situazione. Una grande condizione sta accompagnando Giovanni Visconti dall'inizio in pratica di questo Giro d'Italia, è rimasto a lungo in classifica e forse questo lo ha penalizzato nei suoi tanti tentativi di fuga, proprio perché essendo troppo vicino come minutaggio ai vertici della classifica generale era difficile che potessero avere buon esito delle fughe con dentro appunto Giovanni Visconti. Questo è il gruppo che intanto sta andando a riprendere Rutkiewicz. Per Visconti però la possibilità di andare ad indossare stasera la maglia azzurra di leader della classifica è riservata agli scalatori, perché è transitato secondo sulla terza categoria, il GPM di terza categoria di Croce Serra, alle spalle di Betancourt, che faceva parte della fuga iniziale. Ha vinto poi il GPM di San Barthélemy, adesso è ancora al comando, è un prima categoria anche San Pantaleon come San Barthélemy, dunque ci sono 35 punti in palio. Classifica del GPM che adesso vede al comando Inciausti a quota 95 davanti a Kruijswijk 94, 90 punti per Giovanni Visconti. Mentre qui la cartolina del castello di Cli, altra bellezza chiaramente e monumento assolutamente da vedere, da non perdere in queste zone bellissime che vengono attraversate nella tappa di oggi. Mentre attenzione, perché l'Astana, nonostante Giovanni Visconti venga dato in aumento con la propria andatura e ha aumentato il proprio vantaggio, a loro volta hanno aumentato la velocità nel gruppo. Vedete che stanno causando diversi distacchi da parte dei corridori che fanno parte del gruppo. È da segnalare che Alberto Contador è rimasto con soli 2 compagni di squadra. Le forze erano pari salendo verso San Barthélemy, erano 7 corridori dell'Astana e 7 corridori della Tinkoff-Saxo. Ora l'Astana ha terminato il suo lavoro, Dario Cataldo, che si è staccato poco fa, e Alberto Contador invece è rimasto con i soliti 2, diciamo così, che lo hanno accompagnato quando la strada sale, vale a dire Michael Rogers e Roman Kreuziger, che sono gli ultimi due corridori sono rimasti con lui, anche se mi sembra che oggi ci sia anche Ivan Basso. Mi sembrava Basso, infatti, sì, il primo uomo del Tinkoff-Saxo. Mentre qua siamo in coda al gruppo con Igor Anton della Movistar, che fatica a tenere le ruote appunto del gruppo. Andiamo in corsa, cominciando dalla Motocronaca 1 con Andrea De Luca. A te.
Di nuovo buongiorno Francesco e Silvio, un buongiorno anche ai telespettatori di Rai 3, Motocronaca pilotata da Massimo Valeri. Siamo alle spalle di uno scatenato Giovanni Visconti, sta salendo col 39-29 come rapporto, una pedalata agile quella del corridore della Movistar. Ha fatto il vuoto perché abbiamo avuto l'opportunità con un tornante di vedere Kochekov lontano, lontanissimo, un altro passo quello del russo rispetto a Giovanni Visconti, che ha già effettuato più di un terzo di salita, perché abbiamo già fatto più di 4 km di questa salita del Col San Pantaleon. Un Giovanni Visconti che ha un nemico in più, come dicevamo prima, perché continua a spirare il vento. In questo momento ce l'ha a favore, ma quando fa il tornante verso destra se lo ritrova proprio in faccia, e questo non può aiutare il corridore, che comunque denota ancora una grande brillantezza nell'azione. A voi la linea. Era andato anche ieri all'attacco Giovanni Visconti, aveva cercato di entrare nella fuga, poi fallito questo obiettivo si era messo al servizio del capitano di Andrea Amadori, il costaricense della Movistar, che è quarto in classifica generale, ed era stato proprio Visconti a fare il ritmo sulla salita di Monte Ologno, ed oggi di nuovo all'attacco. Diego Rosa con Paolo Tiralongo sono i due angeli custodi in questa fase della salita per Fabio Aru, che è nel terza posizione, per Michele Allanda. Fabio Aru con la maglia bianca, leader della classifica riservata ai giovani, ha un vantaggio enorme in questa particolare classifica, 50 minuti e qualcosa in più nei confronti di Davide Formolo. Si sta ulteriormente assottigliando il gruppo della maglia rosa, ce ne dà conferma Max Lelli, a te. Sì Francesco, sono rimasti una quarantina e ora l'Astana ha aumentato un po' la cadenza, la velocità è intorno a 20 all'ora qua. È un tratto non molto duro, che è più o meno al 5% come pendenza, però la velocità è sempre costante intorno a 22-23 all'ora. La quota della corsa del gruppo della maglia rosa in questo momento è 1000 metri, calcoliamo che dobbiamo arrivare a 1600. Vi volevo dire poi la situazione di Contador, può contare per ora su Roger e Basso. Kreuziger si è staccato, addirittura l'ammiraglia, il direttore sportivo, ha provato a incitarlo a tener duro, ma era in condizioni, si vedeva che insomma il ragazzo era molto affaticato, mentre l'Astana può contare ancora di quattro gregari e gregari di lusso. A voi. E li abbiamo visti, infatti abbiamo visto tutto il blocco azzurro della Astana nelle prime posizioni del plotone, qua invece siamo in coda, mentre il gruppo va a riprendere anche Vasil Kirienka. Vasil Kirienka stanchissimo, di solito quando entra in queste azioni da lontano 9 su 10 le centra il bielorusso, che ha già conquistato una vittoria di tappa in questo giro, l'importantissima cronometro da Treviso a Valdobbiadene, ora ripreso, e sembrava che questa eccessiva sudorazione che gli avevamo visto prima di entrare in collegamento su Rai 3 comunque non è mai un buon segnale. Un Vasil Kirienka che evidentemente non si è alimentato e idratato a dovere in questa difficilissima tappa, che misura, lo ricordiamo, 236 km, quindi proprio in questo momento Giovanni Visconti, quando mancano 36 km all'arrivo, è al limite dei 200 km di gara. Giovanni Visconti, che lo vedrete inquadrato sul riquadro grande sulla sinistra, ha ancora una pedalata molto molto efficace, continuamente accompagnato anche dall'ammiraglia, che evidentemente capisce un momento in cui è necessario stare vicino al proprio atleta per aiutarlo a superare questo difficile momento, perché il vento continua ad essere un vento che disturba e Giovanni Visconti è tutto solo al comando. Qua invece siamo in coda al gruppo, dove sta perdendo contatto, dove rischia comunque di perdere contatto anche Fabio Felline. Io credo che però possa andare in archivio come un giro assolutamente positivo quello di Fabio Felline. Senza dubbio, un corridore che anno dopo anno, stagione dopo stagione, fa vedere di essere un elemento di sicuro valore e di sicuro spessore. Anche lui non è riuscito a conquistare la vittoria di tappa, ma ci è andato in diverse occasioni vicino. Fabio Felline, la dimostrazione per un corridore veloce come lui, che riesce in una tappa difficile e complicata come questo a rimanere a galla, a rimanere con il gruppo maglia rosa, un altro bel segnale su quello che questo giovane atleta potrà fare in un futuro prossimo. Avevamo visto intervenire l'ammiraglia con Giovanni Visconti, allora andiamo proprio con Andrea De Luca. Vai Andrea. Siamo al fianco dell'ammiraglia Movistar, il direttore sportivo Aim Arena, stiamo arrivando a Petit Bruson, il vento è un nemico in più, proprio in questa fase che stiamo attraversando il vento contrario fortissimo, Aim Arena, è un problema questo.
Sí, mucho, mucho está haciendo y no cabe duda que va a ser un problema añadido, ¿no? Aparte de que ya lleva muchos kilómetros en fuga y todo lo que queda pues también es bastante duro, bastante subida, pues bueno, pero lo está haciendo bastante bien y a ver si es capaz de lograrlo, ¿eh? Lo va a ser complicado porque vemos que atrás siempre se ha mantenido una distancia no muy amplia y lógicamente ahora atrás en algún momento habrá aceleración de corredores más fuertes y bueno, va a ser difícil, pero por lo menos está aquí intentándolo y a ver. La condizione Giovanni è splendida, la fiducia però ho visto l'atteggiamento del gruppo dietro, quindi non dà molta possibilità a Giovanni. Bueno, hemos visto desde el principio que la diferencia que están ahí va con idea de mantener esa diferencia y no ha habido mucha diferencia como para poder digamos tener opciones claras, ¿no? Por eso estamos ahí un poco en duda, ¿no? De si será capaz o no. Me llama. Sì, è l'atteggiamento del gruppo oltre il vento con la stana che ha tenuto chiusa la corsa e quindi adesso va a fare di nuovo assistenza ai Marena. Giovanni Visconti che tra l'altro si è ripetutamente bagnato anche nella salita precedente la testa, ma non solo la testa, anche si è buttato l'acqua sul corpo. Oggi è una giornata veramente calda la giornata, perché a dispetto dei 21 gradi però c'è l'asfalto che butta fuori tutto il calore del sole, quindi doppia fatica oggi per tutti i corridori, in particolar modo in questo momento per Giovanni Visconti. A voi la linea. Grazie Andrea, in effetti sembra difficile, davvero molto difficile, che possa arrivare fino al traguardo Giovanni Visconti, però attenzione Silvio, perché Giovanni Visconti ci ha abituato in passato, lui che magari veniva considerato un corridore anche psicologicamente abbastanza fragile o comunque non con un grande equilibrio, capace di grandi cose e poi il giorno dopo magari di un crollo. Basta ripensare a quello che fece 2 anni fa, nel 2013, nella tappa del Galibier. Condizioni atmosferiche completamente diverse, però anche lì fu una grande impresa in gran parte di testa proprio da parte di Visconti. Assolutamente, la testa che lo sta supportando anche in questo difficile momento, perché ho l'impressione dalle immagini che abbiamo visto in precedenza che stia iniziando ad accusare veramente la fatica, perché non è più una pedalata sciolta ed efficace come lo è stato fino a qualche chilometro fa, ma evidentemente i tanti chilometri, l'altissima velocità, i tanti chilometri tra l'altro in salita e questo vento contrario fastidiosissimo che naturalmente lui solo sta accusando più di altri, gli stanno creando diverse difficoltà, quindi anche in questo momento sta usando soprattutto la testa per superare questo momento difficile. L'obiettivo è quello di arrivare intanto al Gran Premio della Montagna. È in fuga dal 34esimo chilometro Visconti insieme ad altri 8 ed è in fuga da solo, dunque da solo all'attacco da 8 chilometri. Sono appena transitati al cartello dei meno 35, dunque ne mancano 7 e sono tantissimi per arrivare al Gran Premio della Montagna qua della Col San Pantaleone. Adesso andiamo in coda al gruppo con Max Lelli, a te. Sì Francesco. Qua è un tratto che sta spianando, la velocità è aumentata intorno a 35, ma volevo confermare quello che diceva Silvio, che il vento soffia molto forte, a più di 30 all'ora, dunque davanti da solo Visconti non è facile. Qua la stana sta facendo sempre un grande passo, sono tutti molto concentrati, cercano di rimanere a ruota. In questo momento Zagari è venuto in fondo al gruppo, ha preso gli zuccheri e anche una borraccia di acqua. A voi. Grazie Max, quando ti sarà possibile, considerando questo tratto di strada molto larga, anche abbastanza in rettilineo, risalire lentamente il gruppo per verificare che tutti gli uomini di classifica facciano parte del gruppo appunto con la maglia rosa. Nel frattempo in gruppo maglia rosa ha terminato da qualche chilometro l'abruzzese Dario Cataldo il suo lavoro e ora, da quando si è tolto Dario Cataldo, Diego Rosa, il piemontese classe 89 di Cornigliano d'Alba, che sta correndo anche lui un Giro d'Italia veramente maestoso. Ha detto e ha citato più volte in questo giro, ogni qualvolta gli è stata richiesta quale potrebbe essere la tappa e la salita che gli piace di più, il Colle delle Finestre. Domani è in programma il Colle delle Finestre, è difficile pensare che Diego Rosa potrà avere il via libera per tentare di
una giornata di gloria personale, ma insomma la speranza è che un giorno possa comunque questo ragazzo, che abbiamo sentito qualche giorno fa Gianni Savio, il suo direttore sportivo, il suo responsabile della formazione di cui faceva parte l'Androni Sidermec fino all'anno scorso, che se fosse rimasto nella loro formazione, con la condizione che ha, secondo Gianni Savio, Diego Rosa avrebbe potuto puntare ad una classifica nei primi dieci, avrebbe potuto fare classifica appunto per tentare un buon risultato personale. Ha scelto di andare all'Astana e si sta rivelando comunque uno dei componenti più efficaci e più di maggior spessore della formazione di Fabio Aru e di Mikel Landa. Riesce a mantenere il vantaggio di 2 minuti e 20 anche al cartello dei meno 35 Giovanni Visconti nei confronti del gruppo della maglia rosa, dove, approfittando di questo tratto con una pendenza sempre molto regolare intorno al 5-5,5%, rimane sempre anche Fabio Felline, bravo, perché comunque non ha perso contatto Felline, che magari te lo aspetti su strappi anche più impegnativi ma più brevi. Non lo conoscevamo come uomo nella grande salita, Felline. Assolutamente, no, questi sono segnali importanti, perché a mio avviso è uno degli elementi che in un futuro non tanto lontano può essere un elemento fondamentale del ciclismo azzurro per le corse di un giorno. E questi segnali, comunque, questo provarsi anche in tappe difficili come queste, certo, invece di diciamo così limitarsi a fare gruppetto, comunque aiutano a crescere, aiutano a conoscere meglio i propri limiti. E Fabio Felline, che a mio avviso dovrebbe mettere una maggiore determinazione in ciò che fa, una maggiore cattiveria agonistica, potrebbe, nel momento in cui diciamo così queste qualità che ora probabilmente un po' gli mancano cominciassero a far parte del suo bagaglio, potrebbe essere un elemento nel corso di un giorno veramente molto molto interessante. Abbiamo visto in coda al gruppo anche Simone Stortoni dell'Androni Sidermec, abbiamo visto Bisolti, Alessandro Bisolti della Nippo Vini Fantini. Rimasti in pochi, sì. 30-35 elementi nel gruppo maglia rosa, e fa piacere oggi, perché lui stesso, con l'umiltà che lo contraddistingue, nonostante sia uno dei più grandi campioni di quest'epoca ciclistica, vedere Ivan Basso oggi a supporto del proprio capitano, perché finora, prima di oggi, non è mai riuscito a dare quello che sperava di dare per sua stessa ammissione. Ivan Basso, che il Giro d'Italia, lo ricordiamo, lo ha già conquistato nel 2006 e nel 2010, che oggi, nella penultima tappa di montagna di questa edizione del Giro, è lì a fianco del suo capitano insieme a Michael Rogers. Quindi oggi sono Ivan Basso e Michael Rogers che accompagnano Alberto Contador. Le forze sono limitate, quella della Tinkoff Saxo, rispetto invece all'Astana, che è lì presente ancora con 6 elementi nel gruppo principale. Oltre a Aru e Landa, che sono due uomini di classifica, abbiamo visto Diego Rosa che sta facendo il ritmo, poi tira longo, c'è ancora anche Luis Leon Sanchez e Tanel Kangert. Siamo di nuovo sulla battistrada su Giovanni Visconti e ci torniamo anche con Andrea De Luca. Vai Andrea. Sì, perché è un tratto di strada molto particolare, a vallata ampia, a vento molto forte. In questo tratto c'è la contraria, Giovanni Visconti prima a favore. In questo momento Giovanni Visconti può vedere proprio la posizione del gruppo, perché è una splendida visuale quella sia che ha lui che abbiamo noi, e vediamo proprio il gruppo, che non è formato da tantissimi corridori, col trenino celeste in testa. Tra il gruppo e Giovanni Visconti, io credo che in questo momento abbia 2 minuti di vantaggio, non di più, Giovanni Visconti nei confronti della testa del gruppo. C'è Kochelkov che tra un po' credo che verrà riassorbito dal gruppo, perché il gruppo è più vicino a Kochelkov di quanto lui non sia vicino a Giovanni Visconti, che comunque non demorde, continua nella sua leggera azione. Voi la linea. Circa 1 minuto e 10 è il vantaggio di Visconti nei confronti di Kochelkov, che a sua volta ha un minutino di vantaggio sul gruppo. Qua è inquadrato alla perfezione la situazione in gara, Andrea. Mancano poco meno di 5 km al Gran Premio della Montagna ed è quello il primo step che Giovanni Visconti vuole raggiungere, perché con la conquista del Gran Premio della Montagna sul Col San Pantaleone, bisognerà vedere naturalmente dietro lo sprint per la seconda e terza posizione, però potrebbe andare a conquistare la maglia di leader, la maglia azzurra di leader di questa speciale classifica, e sarebbe comunque una gran bella soddisfazione per il siciliano, che ha corso, come già abbiamo più volte sottolineato, e sta correndo questo giro veramente in modo esemplare, con una generosità assoluta e una generosità unica per Giovanni Visconti. No, se vince il Gran Premio della Montagna, Silvio, al di là di quelli che saranno i piazzamenti alle sue spalle, balza sicuramente, perfetto, al comando della, perfetto, classifica
del Gran Premio della Montagna. Poi bisognerà vedere il risultato a Cervinia, a chiaramente Cervinia. Però il primo, per una prima categoria ci sono punti ai primi 8, il primo ne prende 35 e il secondo 18, dunque lui adesso ha 5 punti di ritardo dal leader, dal suo compagno di squadra, da Beñat Inciausti, che vedete là inquadrato con il numero 111, maglia della Movistar. Qui l'azione ripresa dall'ultra motion di Diego Rosa con Paolo Tiralongo a ruota, sarà il siciliano, il ragusano Paolo Tiralongo a ricevere il testimone da Diego Rosa nel momento in cui Diego Rosa terminerà il proprio lavoro, e poi toccherà a Luis Leon Sanchez, dovrebbe essere l'estone Tanel Kangert a rimanere con la coppia di capitani della Astana, vale a dire Mikel Landa e Fabio Aru, nell'ultima salita verso Cervinia nel cercare insieme di creare difficoltà alla maglia rosa. Alberto Contador che continua, così come ha fatto in tutta questa tappa, a rimanere a ruota dei corridori della Astana insieme a Ivan Basso e a Michael Rogers. Stiamo attraversando la frazione di Semon con la testa della corsa e mancano 4 chilometri allo scollinamento. Andiamo adesso per qualche aggiornamento anche sui tempi con Max Lelli, vai. Sì Francesco, mi sono portato su Visconti e mi sono fermato, è passato Konchenkov a 1.07 e Diego Rosa, che è in testa al gruppo della maglia rosa, a 2.25. In questo momento Roger è venuto in fondo al gruppo della Tinko Saxo e sta prendendo le borracce di acqua, ha preso anche gli zuccheri e sta rimontando piano piano il gruppo. A voi. Sembra un po' più complicata proprio nel movimento adesso la pedalata di Giovanni Visconti, che comunque mantiene un vantaggio di 2.20, sempre come abbiamo sentito anche da Max Lelli nei confronti del gruppo, e fra l'altro sta attraversando uno dei tratti con la pendenza maggiore di queste salite, perché siamo sul 12%, intorno al 12%. E questo è infatti il punto dove è arrivato Giovanni Visconti, più impegnativo di questa salita, dove a 4 km e mezzo dal Gran Premio della Montagna sono previste le pendenze più importanti. Questa è la situazione con Kochetkov che ha 1 minuto e 07 sul battistrada, Giovanni Visconti, e 2.20 sul gruppo Maglia Rosa, che continua ad essere condotto brillantemente da Diego Rosa. Gruppo Maglia Rosa che vedete non è formato da più di 30-35 elementi. Questi sono i corridori rimasti nel vivo della corsa. Naturalmente tappa durissima anche oggi, Giovanni Visconti chiede ancora l'intervento dell'ammiraglia, altro cambio di borraccia, vedete che quando gli passano la borraccia metà la svuota per alleggerirsi, insomma, per portarsi una borraccia che contiene circa 500 mezzo litro di liquido, insomma, quindi mezzo litro di mezzo chilo di peso, insomma, in salita non è il massimo, quindi chiede il cambio abbastanza frequentemente, ne svuota per metà, un po' se la versa sul capo per diciamo così contrastare anche il caldo, il calore, la sudorazione e l'innalzamento della sua temperatura salendo verso questi difficilissimi 17 km di salita, tra l'altro tutto allo scoperto, quindi tutti al sole. Giovanni Visconti sta tentando di superare questo momento di difficoltà. E lì con l'ultra motion abbiamo visto una bellissima immagine, io credo Silvio, da manuale del tifoso di ciclismo. Volete farvi un selfie con i vostri campioni in un tratto in salita? Quel ragazzo secondo me è stato perfetto, perché non ha disturbato nessuno, credo anche che si sia fatto un selfie abbastanza chiaro, perché insomma aveva tutta la possibilità di stare ben fermo con la mano, e soprattutto non si è avvicinato ai corridori, non ha corso al loro fianco, e dunque quello è il modo in cui i tifosi devono seguire i corridori lungo le salite. Avresti mai pensato di trovare i pappagalli a Cervinia? Era un pappagallo quello, no? No, no, non lo so, infatti ero qua, questa immagine, non lo so, no, non avrei mai pensato. Tra l'altro composto sulla spalla della sua padrona, credo. Giovanni Visconti che ha avuto la possibilità poco fa di guardare sotto e di vedere il gruppo al suo inseguimento e di capire anche quale sia, oltre naturalmente alle informazioni che anche lui riceve sul suo vantaggio cronometrico, di capire anche visivamente quale sia la situazione e di gestirsi in questi difficili ultimi 3,5 km che gli mancano al Gran Premio della Montagna, perché è quello l'obiettivo che in questo momento si è prefissato. Dopodiché in discesa, tratto in discesa tra l'altro non lunghissimo, per raggiungere a Saint-André dove inizierà la salita che porterà al traguardo di Cervinia.
continua inesorabilmente ad aumentare il ritardo di Kochetkov, si sta avvicinando sempre di più il gruppo al russo del team Katyusha. Avevamo detto non sembrava più perfetta la pedalata di Giovanni Visconti, ma ancora più legnosa nell'inquadratura di prima era sicuramente la pedalata di Kochetkov. Intanto Visconti che è transitato al cartello che indica 3 km al Gran Premio della Montagna. Continua ad idratarsi, giustamente ad alimentarsi. Ogni tanto chiama l'ammiraglia che gli consegna o una borraccia o una confezione di gel e di zuccheri liquidi a rapida assimilazione, che è immediatamente assunto e che gli permetteranno comunque di mantenere il livello glicemico in equilibrio per affrontare questi ultimi chilometri ormai di salita. Ha già superato il cartello degli ultimi 3 chilometri al Gran Premio della Montagna Giovanni Visconti, che non dimentichiamo Movistar sempre all'attacco e che hanno in quarta posizione Andrea Amador, che è l'ultimo vincitore qui a Cervinia. Andrea Amador che sta correndo un Giro d'Italia anche lui veramente straordinario, così come sta facendo un bel giro anche in casa Sky Leopold König. Si vede poco il ceco che è subentrato con i gradi di capitano a Ricciport. Non sembra un gran vincente König. No, assolutamente, è un regolarista, è un classico corridore da corsa a tappe, da primi 10, da primi 5 della classifica generale, senza acuti ma sempre regolare, e questa regolarità gli consente naturalmente di occupare le prime posizioni nella classifica generale, anche se insomma è un corridore che difficilmente può tentare di contrastare i grandi corridori del corsa tappe dell'epoca, Alberto Contador naturalmente, Chris Froome, il nostro Vincenzo Nibali, Nairo Quintana, sono elementi insomma che hanno obiettivamente qualcosa in più del ceco del Team Sky, che comunque non sta facendo rimpiangere Ricciport, che è già a casa a Monte Carlo a preparare il Tour de France. E a proposito di Quintana, abbiamo visto nell'ultima posizione del gruppo l'altro Quintana, vale a dire Dyer Quintana, che è il fratello del ben più famoso Nairo, anche lui della Movistar. Leopold König, che in classifica generale è sesto, con un ritardo di 10:44 da Alberto Contador, alle spalle di Yuri Trofimov, che è il russo della Katyusha, che è quinto, con 9:40 dallo spagnolo della Tinkoff Saxo. Ora Luis León Sánchez si pone alla ruota di Diego Rosa, evidentemente lo spagnolo del team Astana vede Paolo Tiralongo più brillante di lui, sente che la fatica sta arrivando e quindi sarà probabilmente lo spagnolo a ricevere il testimone. Infatti, da Diego Rosa. Cioè, se c'è la possibilità di risparmiare un uomo, io credo che per l'ultima salita sarebbe meglio per l'Astana risparmiare Tiralongo piuttosto che Luis León, no? E infatti credo che sia proprio quello che stanno facendo, anche in teoria, se a mio avviso in teoria mi darebbe più fiducia una coppia con Tiralongo Kanger per l'ultima salita. Assolutamente, anche se credo sia Diego Rosa che Luis León Sánchez saranno in grado di arrivare anche al Gran Premio della Montagna e fare i primi chilometri di salita, affrontare certo la successiva discesa verso San André e affrontare i primi chilometri di salita loro in testa, quindi facendo risparmiare Tiralongo e Tanel Kangert. Passato anche il cartello dei meno 30 da Giovanni Visconti, adesso sta perdendo qualcosa nei confronti del gruppo che ha un ritardo di 2 minuti e 10. Ed ecco Kochetkov. Il seguimento di Visconti, mentre già si respira un clima di festa qua sul traguardo di Cervinia. Una eccezionale giornata di sole, stamani davvero un tempo meraviglioso che rendeva magica l'atmosfera ai piedi del Cervino. In un anno importante per questa valle, perché si celebra il 150° anniversario della prima conquista del Cervino nel 1865. La quinta vetta più alta dell'arco alpino, con i suoi 4.478 metri, questa montagna maestosa, Matterhorn in tedesco, lo sapevi? Sì, sapevi? Per noi lo chiamiamo Cervino, però. Cervino. No, lo sapevo per il semplice motivo che me l'aveva detto Hervé Barmas,
che appunto è uno dei grandi dell'alpinismo a livello mondiale, con il quale abbiamo scambiato alcune battute prima dell'inizio della nostra diretta. Sono rimasto a bocca aperta ascoltando i racconti davvero affascinanti sulla storia del Cervino e sulla storia dell'alpinismo mondiale legato appunto al Cervino. Andiamo adesso per un aggiornamento da Max Lelli, poi però a proposito di montagna, di alpinismo e di Cervino vorrei chiamare in causa anche il professor Fagnani. Prima però un flash con Max Lelli, vai! Francesco, ai meno 30 è passato Visconti, Konchenkov a 1,16, il gruppo della maglia rosa guidato sempre dalla Astana a 2,15. In questo tratto la strada non è durissima, però il vento soffia ancora molto forte contrario. A voi. Professor Fagnani, grazie intanto a Max Lelli che ci conferma i vari distacchi tra Visconti, Konchenkov e il gruppo. Allora, la maestosità del Cervino che, come giustamente ci ricordava poco fa, per quanto riguarda il nome non ha niente a che vedere con i cervi, giusto? Buon pomeriggio anche dalla postazione di Radio Informazioni. Sì, certamente è stato un errore di trascrizione, perché in realtà si riferisce alla parola Cervin, che significa monte silvano, quindi monte con tanti boschi, con tanta vegetazione. E in effetti parecchi secoli or sono questa montagna era coperta da una vegetazione molto fitta, poi il cambiamento climatico ha determinato così l'esprimersi di questa piramide assolutamente affascinante e emblematica, che indubbiamente condiziona proprio le emozioni e lo stato d'animo delle persone che vivono in questo comprensorio. Volevo ricordare due curiosità, perché sono state giustamente citate le scalate storiche, le scalate importanti che hanno caratterizzato la conquista anche della vetta del Cervino. Però mi piace ricordare che il 14 maggio 1975 Tony Valeruz, il noto sci alpinista estremo di Alba di Canazei, discese con gli sci la parete est del Monte Cervino e fu sicuramente un'impresa notevole. Così come anche possiamo ricordare in modo un po' più faceto che Mike Bongiorno, l'8 giugno del 1976, Mike Bongiorno, di cui abbiamo una statua che lo ricorda proprio qui davanti all'arrivo, si fece calare da un elicottero sulla vetta del Monte Cervino proprio per girare uno degli spot pubblicitari che sarebbe diventato famosissimo nella storia della pubblicità italiana per una nota bevanda alcolica. E quindi sempre più in alto, diceva Mai Buongiorno, però sicuramente il motto non l'aveva inventato lui, ma Cicerone ad Alziora. Hai capito? Siamo rimasti senza parole. Da Mike Buongiorno, Tony Valluz a Cicerone. A Cicerone. Tutto grazie al professore Enrico Fagnani, sempre più in alto. Mentre in corsa non cambia la situazione, Giovanni Visconti tutto solo, che ormai si sta avvicinando al Gran Premio della Montagna. Konchenkov, che non è ancora stato ripreso dal gruppo da cui sta uscendo un corridore del team Sky, mi sembrava Salvatore Puccio, che aveva preso qualche metro di vantaggio, non credo un vero e proprio attacco, mentre l'ammiraglia della Movistar ritorna da Giovanni Visconti a rifornirlo, altra barretta da assumere non appena scollinerà al Gran Premio della Montagna. Ormai è vicino l'obiettivo, meglio il primo obiettivo per Giovanni Visconti, andare a conquistarsi la maglia azzurra di leader della classifica degli scalatori, la leader dei Gran Premi della Montagna. Ormai siamo a un chilometro dalla vetta, a un chilometro dallo scollinamento, a quota 1000 col San Pantaleon, quota 1664. Tanto pubblico che è salito qui in cima ai 1664 metri del Col San Pantaleon. Ormai pochi metri per Giovanni Visconti e transiterà il Gran Premio della Montagna, che per lui vuol dire anche la conquista, per ora, della maglia di leader di questa speciale classifica. Un Giovanni Visconti che ha dovuto veramente usare tutta la determinazione di cui dispone per superare le difficoltà che ha incontrato lungo questa salita, è riuscito comunque a mantenere il gruppo sempre ad oltre 2 minuti di ritardo, gruppo che ha sempre avuto e sostenuto una velocità molto intensa che ha causato tanti corridori una netta selezione nel gruppo maglia rosa, ma questo
dà ancora maggior spessore a quanto sta facendo Giovanni Visconti. Bravo Giovanni, altri 35 punti da aggiungere ai 90 che già aveva nella classifica per la maglia azzurra, dunque va a quota 125 ed è lui il nuovo leader di questa speciale classifica, una delle maglie più importanti, formalmente la seconda maglia è la maglia rossa della classifica a punti, ma anche questa è una maglia importantissima. Adesso lo sprint con Kruijswijk, che stamani era partito con la maglia azzurra, è lui che si sgancia dal gruppo proprio per cercare di andare a conquistare la seconda posizione, ancora con la terza posizione perché alle spalle c'era Kochetkov, giusto, la terza posizione che vale comunque, considerando che questa è una prima categoria, 12 punti. Attenzione perché potrebbe essere raggiunto comunque Kochetkov grazie a questo scatto di Kruijswijk. Vedremo tra poco, la regia ci inquadrerà certamente la linea del traguardo. Eccolo qua, Kochetkov che riesce probabilmente a resistere fino al Gran Premio della Montagna, soli 100 metri per il russo del team Katyusha, ma dietro velocemente stanno arrivando proprio Kruijswijk e Beniatin Chausti, impegnati nello sprint. Vedete che le ammiraglie al seguito di Kochetkov vengono invitate ad allungare perché ormai è imminente l'arrivo anche del gruppo. 18 punti dunque per Pavel Kochetkov e adesso attendiamo la coppia con Inchausti e con Kruijswijk. Inchausti che va a prendersi la terza posizione, prende così 12 punti, ne lascia 9 per Kruijswijk e così facendo fa anche un ulteriore favore al suo compagno di squadra, a Giovanni Visconti, perché toglie punti preziosi a Kruijswijk. Chiaramente questi presumo che adesso si fermeranno, perché insomma credo proprio di sì, non anche avrebbe perché... molto senso da un punto di vista tattico insistere, anche perché si sono fatti 500 metri di volata e Beniatin Chausti l'ho visto abbastanza provato, probabilmente come avranno bisogno di più di 500 sì. metri per recuperare adesso. Una volta per andare a fare gli sprint del Gran Premio della Montagna si scattava a 75 metri dalla linea del Gran Premio, ora sono scattati a 500 metri dal Gran Premio della Montagna, quindi uno sforzo veramente intenso. C'è anche Stefano Pirazzi, maglia della Bardiani CSF, nella parte finale del gruppo, dove tengono sempre il contatto anche Stortoni con Bisolti e con Fellini, e abbiamo visto anche Moanar, la francese della BMC, mentre non si è fermato Giovanni Visconti. A questo punto fa bene, deve continuare ad andare all'attacco, provi, poi fin dove arriva bene, poi metterà un punto. Esatto, è quello sicuramente che farà. Il primo obiettivo era quello del Gran Premio della Montagna, obiettivo raggiunto, maglia conquistata. Chiaro, bisognerà attendere quanto accadrà qui sul traguardo di Cervinia, altro Gran Premio della Montagna di prima categoria, tra l'altro arrivo di tappa, e quindi Giovanni Visconti andrà fino a quando insomma il gruppo non deciderà che è arrivato il momento di aumentare l'andatura, ma sono convinto che comunque cercherà di farlo con la lucidità, la determinazione e il coraggio che ormai gli conosciamo e che gli viene riconosciuto a Giovanni Visconti, che anche oggi è grande protagonista di questa difficile tappa alpina. 2.05 il suo vantaggio sul gruppo del Gran Premio della Montagna. Ci fermiamo per andare con la sigla dell'ultima parte della nostra diretta, è il momento di Giro all'arrivo. Bentornati amiche ed amici, mancano 23 km alla conclusione di una delle tappe più dure, più impegnative del Giro d'Italia, la Gravellona Toce Cervinia, 236 km con un finale che presenta un trittico di Gran Premi di prima categoria, Gran Premi della Montagna in prima categoria, superati in San Bartolomé e Col San Pantaleon. Entrambi hanno visto passare in prima posizione Giovanni Visconti, che va a 125 punti ed è la nuova maglia azzurra provvisoria virtuale del Giro d'Italia, a 107 punti il suo compagno Beniatin Chausti, a 103 Steven Kruijswijk. Il primo inseguitore Giovanni Visconti, vedete, è Pavel Kochetkov, russo del team Katyusha, che faceva parte con Visconti di una fuga di 9 elementi partita al chilometro 34 di tappa. Alle spalle di Kochetkov c'è la coppia composta da Inchausti e Kruijswijk, che hanno sprintato proprio per i punti del GPM, che vedete però in questo momento hanno alle proprie spalle il gruppo maglia rosa con il team Astana che fa l'andatura. Sì, da ricordare, salvo che in discesa, soprattutto in questi tratti, i vantaggi e quello che viene scritto in grafica, essendoci riferimento delle due moto che hanno poi posto il GPS, a volte possono essere un po' dilatati come distacchi, però più o meno si mantiene su quel vantaggio che aveva. Giovanni Visconti mi sembra che stia incrementando qualcosina, non di molto, anche perché è una strada molto veloce sia per
per chi è davanti che anche per lì dietro. La strada è molto ampia, una strada che comunque permette le alte velocità. E vediamo in questo momento Pavel Kochetkov, il primo inseguitore di Steven Kruijswijk, che è nel tratto di discesa, una discesa che pur non essendo tecnica quanto la... Tra gli uomini di classifica, Contador, Aru, Landa, e per come sta interpretando questa tappa la Astana, sembra che possano arrivare indicazioni positive sia per Mikel Landa che per Fabio Aru, perché l'Astana è stata la squadra che si è presa la responsabilità di tenere sotto controllo la fuga partita al chilometro 34. Inizialmente erano 9, adesso è rimasto un corridore da solo, lo vediamo adesso inquadrato al comando. Si tratta di Giovanni Visconti, che ha conquistato la prima posizione al Gran Premio della Montagna di San Barthélemy, è transitato in testa anche da solo al Col San Pantaleone, dunque ora è al comando della classifica per la maglia azzurra e mantiene sempre un vantaggio di un paio di minuti, qualche secondo in meno, nei confronti del gruppo. Al suo inseguimento lo vedete nel riquadro a destra il russo Kochetkov del team Katyusha, 1.34, a circa una ventina di secondi gli sono rimasti il russo di vantaggio sul gruppo Maglia Rosa, che vediamo inquadrato in questa bellissima immagine aerea dal nostro elicottero. Gruppo allungatissimo, sempre Diego Rosa, team Astana, a fare l'andatura, e come hai detto c'è da attendersi azioni importanti da parte dell'Astana, che è la formazione che ha controllato la fuga dei 9, a cui non ha mai fatto prendere un margine superiore ai 4 minuti, e che si è impegnata sia sul San Barthélemy sia sul San Pantaleon per tenere cucita la corsa e per selezionare il gruppo. Un primo obiettivo l'hanno raggiunto, hanno isolato Alberto Contador, che si ritrova con soli due compagni di squadra, Ivan Basso e Michael Rogers. Ora mancano gli ultimi 20 chilometri verso Cervinia per tentare di fare la differenza e per tentare di rovesciare la situazione, che per ora vede Alberto Contador comunque in una botte di ferro. Perché ha 5 minuti e 15 in classifica generale di vantaggio su Landa, 6.05 su Aru, 7.01 su Andrei Amador, compagno di squadra di Giovanni Visconti. Discesa bellissima, velocissima, la sta facendo con Visconti anche il nostro Andrea De Luca. Te. Siamo proprio alle spalle del corridore della Movistar, che in questo momento assume una posizione aerodinamica per abbassare il GX, il coefficiente aerodinamico. Stiamo viaggiando in questo momento 85 km orari, grande frenata per Giovanni Visconti, che affronta questo tornante a destra con grande sicurezza, e qui dovrebbe esserci la fine della discesa e quindi inizia la scalata per Giovanni Visconti al Cervinia. Prima parlavate di Fabio Aru, ricordiamoci un dolce ricordo per Fabio Aru, perché qui ha vinto due volte il Giro della Val d'Aosta, e soprattutto le due salite che abbiamo affrontato in precedenza gli sono particolarmente care al giovane corridore sardo, e speriamo che sia di buon auspicio visto che viene da alcune tappe difficili. Adesso ancora assistenza per Giovanni Visconti, adesso inizia la parte più difficile per lui, la parte del falso piano. A voi la linea. Siamo ad Ante con la testa della corsa, l'ultima salita, anche questa sarà lunghissima, la particolarità della giornata di oggi. Non ci sono state grandissime pendenze, ad essere sinceri, Silvio, però Col Santa Barthélemy, salita di 16,5 km, 16,5 km per il San Pantaleon, 19,2 km formalmente la salita verso Cervinia. Sì, senza pendenze assurde, come hai ben ricordato, ma salite molto lunghe, anche quella che porterà al traguardo di Cervinia, appunto 19 chilometri, poco più di 19 chilometri, con una pendenza media del 5%. Abbiamo visto anche nella ricognizione che è stata fatta da Stefano Garzelli e curata da Andrea De Luca, che lo stesso Stefano, grande del passato nelle grandi corse a tappe, vincitore di un Giro d'Italia, ha definito una salita regolare, che però viene al termine di una tappa che misura 236 chilometri. Sono già state scalate due lunghissime salite, San Barthélemy e San Pantaleon, che presenta in totale quasi 5.000 metri di dislivello, corsi tra l'altro anche oggi a una velocità, esatto, assurda, e quindi tutto questo farà sì che emergeranno i reali valori in campo in questi ultimi difficili chilometri in salita verso Cervinia. È vero che non c'erano grandissime difficoltà nella prima parte della tappa, questa intanto è la famiglia Aru che si avvicina alla zona del traguardo per seguire il finale di questa tappa. Però non c'erano grandi salite nella prima parte, però insomma 50 e 300 la media della prima ora, 46 e 500 dopo due ore, 45 e 900, arrotondiamo 46 dopo tre ore di gara. Dunque, ecco, come hai detto, anche oggi velocità le hai definite assurde, ma insomma ci siamo
No. Ci siamo capiti. Mentre per quanto riguarda l'Astana ha terminato il suo lavoro e encomiabile anche oggi Diego Rosa, ora è il turno di Luis Leon Sanchez, Paolo Tilalongo, lo vedete, Fabio Aru in terza posizione con la sua maglia bianca, dopo di lui vedete proprio Mikel Landa, colui che occupa la seconda posizione in classifica generale, l'estone Tanel Kangert che dovrebbe essere l'ultimo uomo, l'ultimo gregario per Landa e Aru, che si mantiene in quinta posizione del trenino Astana. Mentre questo tratto in falso piano che ci porta verso l'inizio formale della salita dovrebbe segnare la fine dell'avventura di Pavel Kochetkov, che sembra in grande difficoltà, e alle sue spalle il gruppo si sta avvicinando al russo del team Katyusha che ha in Trofimov il suo capitano. Famiglia Aru sulla destra e Alberto Contador invece in un rallenti sulla sinistra. Alberto Contador che in quella immagine è stato ripreso all'inizio di questa tappa, ora anche lui chiaramente è concentrato su quanto potrà fare e soprattutto su quanto metterà in atto l'Astana per cercare di creargli qualche problema. Torniamo in corsa da Max Lelli che è sul gruppo degli uomini di classifica. Max. Sì Francesco, in questo momento la strada sale leggermente al 2%, bravissimo Bisolti della Nippo Vinifantini che ha fatto la discesa tutta, è rientrato proprio in fondo, la discesa non era tecnica ma c'erano questi curvoni molto veloci che sono stati affrontati a 80-85 all'ora, in questo momento si stanno rifornendo, i corridori si sono messi le mani in tasca più o meno quasi tutti, hanno preso gli zuccheri, ormai entriamo nella fase clou di questa tappa molto impegnativa e l'Astana sta ancora tirando. A voi. Palloncini, non sono proprio dei palloncini, insomma dei... come li vogliamo definire, Silvio? Palloncini a forma di maglia rosa. Maglia rosa pallonate. Palloncinate. Che è quella che viene consegnato anche al leader della classifica generale, giusto? Quella che viene consegnata al tour c'è il leoncino, no? E qui invece c'è la maglia rosa con pallonata con chiaramente evidenziato anche il nome dello sponsor, insomma, che e non è neanche quella gonfiata velio quella che danno al vincitore, se no mi va via. Sì, Rider Ejedal che si bagna anche i piedi, evidentemente la temperatura si fa sentire anche bruciando i piedi, proprio nel vero senso della parola. Tra l'altro deve essere particolarmente sensibile ai piedi Rider Ejedal, perché non è la prima volta lo vediamo compiere questa operazione. O è obbligato ad usare calzature particolarmente scomode da questo punto di vista e quindi ovvia a questo problema gettandosi l'acqua. Prima che cominci la salita, però non è il solo, non è il solo. Compagno di squadra, però, è Cardoso che si bagna i piedi. Approfittiamo anche del fatto che la corsa sta entrando in questo tunnel e ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria. Break dal giro. In pianura in cui abbiamo visto Luis Leon Sanchez là davanti, non è ancora, Riccardo, mi sembra un'andatura che vuole fare male, è un'andatura molto regolare, Rider Ejedal per il momento si mantiene in coda al gruppo pur sapendo che probabilmente il canadese vorrà provarci prima della fine, un gruppo dove è presente ancora un bravissimo Fabio Felline che si giova anche di un'andatura non alla morte e adesso 15 km tutti di salita, non durissima ma salita molto lunga, 20 km di salita dopo 210 km di tappa, qualcosa sicuramente faranno sulle gambe dei corridori. E sono di più perché sono 220 km già ora nelle gambe perché la tappa è 236 e se effettivamente nel collegamento di poco fa tratto in falso piano che è stato decisivo per Kochetkov ma che potrebbe costare molto molto caro anche a Giovanni Silvio, no? Eh sì, direi proprio di sì, anche perché sta dando fondo veramente alle tutte le energie anche nervose che gli sono rimaste al siciliano, anche oggi sottolineiamolo, veramente una tappa corsa in modo impeccabile per il siciliano che sperava
che sperava, insomma, la fuga di cui faceva parte, erano i 9, l'unico superstite ora, perché tutti gli altri 8 sono stati via via raggiunti, quindi è rimasto solo lui in testa alla corsa, sperava che la fuga potesse prendere il largo. A quel punto sì, avrebbe potuto avere concrete possibilità di conquistare la vittoria di tappa. Ora c'è il gruppo che lo sta braccando e vedete, sta lentamente ma in modo inesorabile riducendo metro dopo metro il proprio ritardo nei confronti del siciliano, anche oggi veramente straordinario. E partendo dalla soggettiva del Cervino, vediamo l'ultimo chilometro di questa tappa, conclusione a 2000 metri, per la precisione 2001 metro, il penultimo arrivo in salita di questo Giro d'Italia. Stiamo vedendo l'ultimo chilometro. Ultimo chilometro che non presenta pendenze impossibili come tutta questa salita, d'altronde. Abbiamo sentito nella ricognizione di Stefano Garzelli, non escludere la possibilità addirittura di un arrivo in volata, chiaramente volata a ranghi straridotti, 2-3 corridori. Ma ogni qualvolta, sì, è possibile, anche se non dimentichiamo che in questo giro, quando si è scatenata la bagarre in salita, sono sempre rimasti sempre gli stessi e sono in pochi. I due più brillanti, Alberto Contador e Michel Landa. Fabio Aru per la prima metà del giro è sempre stato protagonista, facilmente con loro, anche spesso è stato lui a dare il là alla bagarre finale. Ora invece, da quando sono iniziate con Campiglio le grandi montagne di questo giro, stanno emergendo un po' i suoi limiti, dovuti soprattutto alle problemi fisici che ha accusato prima della partenza del giro, quindi è arrivato quest'ultima settimana non nella condizione ottimale che sperava il campione sardo, e quindi il fatto che ogni qualvolta ci sia stata bagarre in salita siano rimasti sempre i soliti, un gruppetto ristretto ma nemmeno molto ampio, secondo me, senza dimenticare che la salita che porta a Cervinia, lo ricordiamo ancora una volta, non presenta pendenze assurde. Ecco, se la bagarre si scatenerà solo negli ultimi chilometri, ecco che potrebbe essere più ampio del previsto il gruppetto che potrebbe andarsi a giocare la vittoria di tappa, sempre e solo se andranno a raggiungere Giovanni Visconti, però. Che mantiene sempre un vantaggio di 1 minuto e mezzo sul gruppo compatto alle sue spalle, per quanto si possa chiamare un gruppo compatto, un plotone forte di una trentina, massimo 35 unità. L'ultima volta a Cervinia nel 2012 con la vittoria di Andrei Amador, che è quarto in classifica generale, fa parte di questo gruppo. Allora andiamo da Max Lelli per ricordare anche un po' la composizione del plotone che vediamo adesso. Max. Sì, Francesco, controllato, i primi 10 di classifica sono tutti col gruppo della maglia rosa. In questo momento la strada sale solamente al 3%, la velocità è aumentata intorno a 26 all'ora, il vento non c'è più come prima. Vediamo Zaccari che però si sta staccando, è in fondo, ancora non hanno aperto il gas e l'Astana, però secondo me non manca molto, perché penso che d'ora in poi, altrimenti stanno portando in carrozza Contador. A voi. E questa invece è la cartolina, grazie Max, che ci arriva da Chamois, che è una vera e propria perla delle Alpi, fra l'altro proprio all'altezza della funivia per Chamois, che comincia la salita, letteralmente significa camoscio. È il comune che ha la particolarità di essere chiuso al traffico automobilistico, è il più alto della Valle d'Aosta ed è l'unico comune in Italia che non è raggiunto, non è collegato da una strada asfaltata. Tra l'altro abbiamo ricordato, lo hai fatto poc'anzi, la vittoria di Amador nel 2012 qui a Cervinia. In quell'occasione si piazzò in quarta posizione Ryder Esidal, che probabilmente ricorderai, attaccò nel finale e arrivò con 26 secondi di vantaggio su Paolo Tiralongo, che guidava il gruppetto dove era inserito Joachim Rodriguez. Fu la lotta tra Joachim Rodriguez e Ryder Esidal in quel Giro d'Italia 2012 a caratterizzare il finale della corsa. La differenza tra i due fu di soli 16 secondi a Milano, quindi quei 26 secondi che Joachim Rodriguez perse salendo verso Cervinia, nel sottovalutare l'attacco di Ryder Esidal, si rivelarono poi fatali per la vittoria finale, insomma, e quindi una salita comunque da non sottovalutare. In un Giro d'Italia che aveva la particolarità, un esperimento che poi non è stato più fatto, di arrivi senza abbuoni per le tappe in salita. Esatto, esatto. Però la differenza tra Esidal, che attaccò nel finale e a cui nessuno diede grande risalto e grande attenzione,
furono poi quei secondi che gli permisero di conquistare la vittoria finale a questo giro. Con gli abbuoni sarebbe, a quel giro, scusate. Con gli abbuoni sarebbe stato diverso il risultato, esatto, finale anche a Milano. Andiamo da Andrea De Luca adesso, vai Andrea. Ha superato il cartello di Valtunnash Giovanni Visconti, una pedalata ancora molto agile per lui, 80 pedalate al minuto. Aymarena, il suo direttore sportivo, continua a incitarlo attraverso la radiolina e poi continua a scrutare le carte, le mappe della tappa come se fosse un esploratore per dare indicazioni. Adesso dovrà arrivare il tratto più impegnativo della salita proprio nel prossimo paese. È una cronometro quella che sta facendo Giovanni Visconti, una cronometro. Lui sta cercando di andare il massimo possibile incurante di quello che succede alle spalle, e se la sorte lo premierà se lo sarà guadagnato in pieno. A voi la linea. Proprio così, se lo sarà guadagnato in pieno, anche se appare francamente difficile per Giovanni Visconti nella Garibaldi, che è il libro del Giro d'Italia. Quando ci sono le tappe di montagna, le salite più importanti, c'è il dettaglio proprio altimetrico delle varie ascese, metro dopo metro, mentre abbiamo visto Giovanni che invece aveva attaccato sul manubrio della sua bici la cartina plastificata, dove insomma è chiaramente meno dettagliato il dettaglio altimetrico. Eh sì, sul Garibaldi è ben dettagliata questa salita, come quella di Cervinia, come tutte le salite più importanti del Giro d'Italia sono dettagliate, e Giovanni affronterà le pendenze più sensibili proprio a Valtournanche, quando mancheranno 10 km al traguardo, ma vedete che il suo vantaggio sta lentamente ma in modo inesorabile scendendo, perché l'Astana sta imprimendo un'andatura regolare, maggiore freschezza naturalmente, e Giovanni sta facendo i conti, oltre che con la fatica, anche con qualche problema di alimentazione e qualche problema di energie che si stanno lentamente esaurendo per Giovanni. Lo vedete, assume zuccheri in modo molto costante, si idrata in modo altrettanto costante, ma la sorte di Giovanni, purtroppo di Giovanni Visconti, è purtroppo segnata in questa tappa. Il suo vantaggio di poco inferiore al minuto, ha iniziato questa salita con 2 minuti di vantaggio, ma sta via via perdendo terreno. E ancora una cartolina che ci arriva da queste zone davvero molto affascinanti. Questa è la cartolina di Valtournanche, che prende appunto il nome dalla valle omonima di cui occupa la parte alta. Un comune sparso che si snoda su un dislivello davvero importante, perché è di circa un dislivello altimetrico di circa 900 metri. Nel comune di Valtournanche c'è anche la stazione meteorologica di Plateau Rosat, che in Italia è quella alla quota più elevata, a 3488 metri. Ora prova a rilanciare l'azione Giovanni Visconti in quel tratto in falso piano dove le pendenze si sono azzerate, quindi massimo rapporto, ha innescato il 53 e prova a rilanciare l'azione il siciliano, ma vedete anche dalla grafica il suo vantaggio di poco superiore ai 40 secondi sul gruppo Maglia Rosa, 30 le unità che ne fanno parte, che continua ad essere condotto in questa fase, ha iniziato a fare il suo lavoro Paolo Tiralongo, sempre Astana al comando. Riesce a tenere il ritmo per ora Moinard, con lui Felline, Cardoso, Stortoni, così nelle ultime posizioni del gruppo che, come ricordavi, si è forte di una trentina di unità, soltanto mezzo minuto, poco più adesso il vantaggio comunque di uno splendido davvero Giovanni Visconti, per quello che ha fatto oggi, Silvio, soprattutto perché arriva a coronamento di un Giro d'Italia sempre e tutto all'attacco, dove non ha conquistato vittorie ma dove è stato spesso e volentieri protagonista. Qui vediamo l'ultra motion del gruppo con il siracusano di Avola Paolo Tiralongo in testa a condurre le danze, e Fabio Aru che, così come i suoi compagni di squadra, ritira una borraccia che sarà quella che accompagnerà i corridori della Astana qui al traguardo di Cervinia, perché non ci sarà più spazio per altri rifornimenti. La corsa si potrebbe infiammare da un momento all'altro, allora ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria. Break dal Giro.
Italiana, dove si sta anche abbastanza bene a ruota, come vedete, con queste pendenze non eccessive. Sempre Damiano Caruso, maglietta spalancata. Poi c'è Amador, che dovrebbe avere con sé ancora Inciausti, credo, nel gruppetto. Più indietro c'è ancora Kreuzberg, abbiamo visto Koenig con Costa Tilsitsov del Team Sky, e questo è Giovanni Visconti. Ovviamente il tratto pianeggiante non lo farà guadagnare, probabilmente magari neanche perdere eccessivamente, ma un Visconti che intanto ha guadagnato un bel po' di punti ed è la nuova maglia azzurra del Giro d'Italia al momento. E qui un riassunto delle sue vittorie, ovviamente spiccano un corridore vincente, i tre campionati italiani, tre volte tricolore. Le sue vittorie sono sempre precise, anche Galibier a Vicenza, peraltro hanno rappresentato un inizio di una seconda carriera dopo un periodo di appannamento per sua stessa missione, in cui non trovava più il bandolo della matassa. E guardate com'è bello Fabio Felline col dorsale 215 in coda al gruppo. C'è ancora Franco Pellizzotti per l'Androni Siderme. Infatti ti volevo dire che in un paio di occasioni è scivolato in fondo al gruppo della maglia rosa, poi è stato preso da Inciausti, che ha parlato anche un po' a fianco a lui e lo ha fatto risalire un po' più nella parte centrale. In questo momento la strada non è durissima, vanno su di 53, la velocità è intorno a 38, però c'è da sottolineare che non l'ho visto molto bene Amador, potrebbe saltar via nel pezzo più duro dove daranno l'accelerata. A voi. Ormai ripreso Giovanni Visconti, vedete, si è rialzato il gruppo alle sue spalle, quindi finisce l'avventura di Giovanni Visconti, che saluta. Bravo Giovanni. Sono sicuro che lo rivedremo ad attacco anche domani. Non si finisce qui di farci divertire ed emozionare. Giovanni Visconti ripreso dal gruppo proprio in questo momento, ed è il suo corregionale Paolo Tiralongo, che insomma non avrebbe voluto farlo, ma le tattiche di gara chiaramente sono queste, che va a riprendere Giovanni Visconti. Ecco, Silvio, se Visconti avesse intenzione di fare qualcosa domani, è vero che adesso c'è da aiutare Amador, da restare in supporto di Amador, ma se avesse intenzione di fare qualcosa domani, adesso come si dovrebbe comportare? Staccarsi? Immediatamente, e credo sarà quello che farà. Insomma, non credo nemmeno che il direttore sportivo responsabile o lo stesso Amador chiederanno nulla a Giovanni Visconti. Comunque Amador ha Inciausti vicino a sé, c'è anche Izaguirre, mi è sembrato di vedere nel gruppo maglia rosa, il campione nazionale spagnolo, quindi è sicuramente circondato. Ecco, eccolo, si rialza, ma insomma non è una scelta, è una necessità, insomma. Ha dato tutto quello che aveva nel cercare naturalmente di rimanere davanti il più lontano possibile, rimanerci il più a lungo possibile. Ha conquistato, perché virtualmente è ora il possessore della maglia di leader del Gran Premio della Montagna, a coronamento di una tappa, anche oggi affrontata veramente in modo encomiabile e generosissimo, Giovanni Visconti. È il turno adesso di Paolo Tiralongo, quando mancano 8 km alla conclusione, poi Luis Leon Sanchez. Il primo piano adesso per Fabio Aru, che precede Mikel Landa, e c'è ancora un altro corridore, eccolo qua Landa, e vedete anche Tanel Kangert. Dunque, per quanto riguarda la struttura di squadra, ancora una volta la Astana si è dimostrata nettamente superiore rispetto alla Tinkoff Saxo, Ivan Basso e Michael Rogers, i due che sono rimasti con Alberto Contador. Alberto Contador, che è stato inquadrato con un primo piano un attimo fa, non un primo piano in ultra motion, ma comunque senza questo particolare dettaglio ci ha fatto capire che è un Alberto Contador ancora nel pieno della sua efficienza, non dà assolutamente segnali di stanchezza. La maglia rosa, brillantissimo in ogni occasione, è stato chiamato a uscire allo scoperto Alberto Contador, che anche ieri, come è successo domenica alla Prica, ha regalato grande spettacolo, e che ora è lì insieme a Michael Rogers. Non mi sembra di vedere la sagoma di Ivan Basso, quindi dovrebbe essere rimasto solo l'australiano Michael Rogers come compagno di squadra a fianco di Alberto Contador. Felline, Stortoni, Moinard con Elizonde, lo vedete, numero 73 della FDG. Moinard era l'uomo con la maglia rossonera della BMC. E c'è anche Ivan Basso. Sì, eccolo. Ora l'abbiamo visto. C'è anche Ivan Basso. Bene. E c'è anche Damiano Caruso. Bisogna anche oggi sottolineare la ottima prova di Damiano Caruso, che è il secondo italiano in classifica generale, lui che è settimo alle spalle di Koenig davanti a Kreuzberg. Era l'uomo di classifica della BMC e sta ricambiando la fiducia che i tecnici hanno riposto in lui. Anche lui siciliano, lo vedete. Numero 45 con la maglia aperta,
con la maglia aperta lì a centro gruppo. Poi Vandenbroek, abbiamo visto Monfort, di Konstantin Szczucu. È stato lui il primo a lanciare il guanto di sfida, quindi Team Sky che oggi con i suoi regolaristi Szczucu e König prova a far saltare il banco in questa salita che, ricordiamolo, non presenta pendenze importanti e che quindi potrebbe essere adatta, ma attenzione, attenzione, c'è lo scatto. Adesso si anima la corsa proprio dopo questo attacco di Konstantin Szczucu e c'è proprio l'accelerata da parte della Astana con Alberto Contador che mantiene il ritmo, con loro anche Ryder Esiedal con Mikel Landa che ha preso l'iniziativa e invece non tiene il ritmo Fabio Aru. Dunque Landa con Contador, eccolo che prova adesso a muoversi Fabio Aru, con lui anche Uran Kruusbeek. Dunque Landa, Contador, Esiedal, rientra Fabio Aru, bravo, con lui Kruusbeek e Rigoberto Urán. Luis León Sánchez è stato lui a lanciare il guanto di sfida con Mikel Landa alla propria ruota, ha risposto prontamente Alberto Contador, è pronto anche Ryder Esiedal, un po' più lenta la reazione di Fabio Aru e ora rilancia Ryder Esiedal, rilancia l'azione. Ecco Ryder Esiedal che ieri era stato importantissimo come punto di riferimento insieme al suo compagno di squadra Davide Biglella che era in fuga nella parte finale. Era stato importantissimo per Alberto Contador, non fa paura in classifica generale Ryder Esiedal, dunque per il momento né Landa né Contador vanno a chiudere sulla canadese, vincitore di un Giro d'Italia, ci va invece Kruusbeek, perché chiaramente adesso ci sono interessi diversi per le parti alte della classifica, ma anche per rimanere o entrare nella top 10. Mentre fa piacere vedere oggi efficiente e in corsa Rigoberto Urán, che ha probabilmente l'ultima occasione, perché domani il Colle delle Finestre è comunque una salita che dovrebbe mettere in difficoltà Rigoberto Urán, che ha dimostrato di non essere assolutamente al massimo della condizione quando la strada sale. Bello rivedere Rigoberto Urán nel gruppetto dei migliori, per ora ha reagito prontamente mentre aveva visto giusto Max Lelli, perché Andrea Amador è in difficoltà e sta cercando insieme a Begnati Inciausti di reagire a questa situazione di difficoltà per salvare il proprio quarto posto in classifica generale. Intanto sono questi sei adesso con König che hanno preso un leggero margine di vantaggio, rischia adesso di perdere contatto Urán, ma c'è lo scatto di Fabio Aru, per la prima volta dopo tanti giorni vediamo tornare all'attacco Fabio Aru con Ryder Esiedal che risponde prontamente e chiaramente a questo punto deve muoversi in prima persona anche Contador insieme a Landa, potrebbe rientrare nella morsa dei due Astana Alberto Contador. Sì, assolutamente, circondato dai due Astana, è bello vedere Fabio Aru che reagisce oggi, un Fabio Aru in palla, evidentemente avevamo visto giusto l'atteggiamento dell'Astana, un atteggiamento che fa pensare che i due capitani siano in grande forma e per ora lo stanno dimostrando. Ryder Esiedal, prima abbiamo speso parole importanti per Giovanni Visconti, ma anche Ryder Esiedal, Silvio, ma quante ne ha Esiedal? Da quanti giorni è che va all'attacco? Anche lui, è lo stesso discorso che possiamo fare per Giovanni Visconti, hai detto bene, un Ryder Esiedal che dopo un inizio giro assolutamente sottotono, da cui è uscito immediatamente di classifica con la debacle nella tappa di La Spezia, ora invece è rientrato nei primi 10 e sta anche lui affrontando quest'ultima durissima settimana di giro con una grandissima condizione. È rientrato anche König che si mette immediatamente parte l'Anda adesso con Contador, che mi sembra abbia fatto una scelta ben precisa, quella proprio di marcare costantemente Mikel Landa, perché non si era mosso in prima persona quando era scattato Aru, lo fa invece adesso con l'attacco di Mikel Landa. Andiamo da Andrea De Luca. Sì, perché per la classifica generale è significativo che Amador abbia perso terreno nei confronti di Aru. Amador, lo vediamo, è nel gruppetto proprio davanti a noi con Damiano Caruso e quindi stanno perdendo terreno. Molto importante questo per la classifica generale e per il podio di Milano. A voi la linea. Attenzione, perché Ryder Esiedal può contare anche sull'aiuto di Alberto Contador, non perché corrono nella stessa squadra, ma perché Ryder Esiedal ha aiutato ieri in modo molto deciso Alberto Contador nell'arrivo di Verbania e quindi non sarà certamente la maglia rosa ad andare a disturbare questo attacco del canadese che sta cercando la vittoria di tappa quando mancano 8 km al traguardo, il suo vantaggio di circa 100 metri su un quartetto Landa, Contador, Aru e Kruusbeek, brillantissimo anche oggi l'olandese. E invece continua a perdere Andrea Amador, il quarto della classifica generale, rilancia adesso la propria azione Ryder Esiedal, lo vedete davanti adesso
con un centinaio di metri di vantaggio nei confronti dei più immediati inseguitori. Max Lelli, a te. Allora, Inchaus si sta tirando, Amador è un po' in difficoltà, più o meno hanno 15 secondi sulla maglia rosa, dove anche Aru sta salendo bene, molto agile, addirittura sta scattando in questo momento. Eccolo qua, l'azione, eccolo Cavallino. lo scatto di Fabio Aru, e ancora una volta non si muove Alberto Contador. Contador rimane sulla ruota di Landa, un'occhiata a Kruijswijk, come a volergli dire: cosa fai? Ci vai anche questa volta a chiudere su Aru oppure no? Però Aru adesso ha preso una quarantina di metri di vantaggio. Attenzione, perché Alberto Contador in qualche modo vorrebbe aiutare anche Kruijswijk, perché insomma in tutte queste tappe si è costruito anche una serie di amicizie non indifferenti, perché Kruijswijk rischia con l'attacco di Ese, dalle Ese dalle a soli 8 secondi dall'olandese in classifica generale, quindi mi aspetto la reazione di colui dell'olandese che indossa la maglia azzurra, mentre Fabio Aru sta in qualche modo approfittando della rivalità tra Mikel Landa ed Alberto Contador per prendere il largo in una giornata che si sta rivelando veramente molto positiva per il sardo in maglia bianca. E vedi che Alberto Contador lascia andare anche Kruijswijk ed è Mikel Landa che deve intervenire per riportarsi sull'olandese, che comunque brillante ma non brillantissimo, evidentemente anche lui ha le energie ormai al lumicino. Prova adesso Kruijswijk. Nel frattempo questi tatticismi avevano permesso anche a Leopold König di rientrare, dunque Kruijswijk adesso in terza posizione con König, Landa e Contador che hanno un margine di ritardo davvero limitatissimo nei confronti della maglia azzurra di Steven Kruijswijk. Invece Fabio Aru sta per andare a riprendere Ryder Esiedal. Eccolo qua, il battistrada, il canadese, che ha un vantaggio di 5 secondi, non di più, nei confronti di Aru che ormai è alle sue spalle. Sta arrivando Fabio Aru su Ryder Esiedal, che comunque rilancia l'azione, non aspetta il rivale, vuole dare tutto ciò che ha. L'obiettivo è quello di conquistare una vittoria di tappa e di migliorare ulteriormente la propria posizione in classifica generale. Fabio Aru oggi tornato competitivo in salita su queste pendenze, che sono naturalmente pendenze inferiori rispetto al Mortirolo o a Monte Ologno che sono state affrontate ieri, quindi il sardo, che su queste pendenze qualche limite lo ha dimostrato in questo giro, si trova più a proprio agio su queste salite pedalabili e sta cercando con il carattere, la determinazione, la cattiveria agonistica, cercando una vittoria di tappa che sarebbe a coronamento comunque di un Giro d'Italia positivo, che ha confermato le sue grandi doti di corridore da grandi corse a tappa. Lo avevamo detto subito dall'atteggiamento, in base all'atteggiamento dell'Astana, che i segnali che arrivavano potevano essere interpretati in chiave positiva, e in effetti la conferma arriva adesso. Dobbiamo dire che l'Astana si è mossa in maniera perfetta, no? Con il primo allungo di Mikel Landa a sgranare il gruppo e poi l'attacco che per il momento sta facendo la differenza invece di Fabio Aru, che ormai ha nel proprio mirino Ryder Esiedal, che continua a voltarsi proprio per verificare la situazione, per verificare il vantaggio che ancora ha nei confronti del sardo, mentre Contador, da quando si è accesa la battaglia, ha fatto la scelta ben precisa di marcare soltanto Mikel Landa, che fra l'altro è il secondo in classifica generale, ha un vantaggio importante. Contador 5 minuti e 15 sullo spagnolo della Astana. Può gestirsi assolutamente in modo tranquillo la maglia rosa, infatti lascia fare i suoi rivali, non ha reagito né all'attacco di Esiedal né all'attacco di Fabio Aru, che sta facendo un po' fatica a riportarsi su Ryder Esiedal. Ecco, ora è stato raggiunto, ripreso, lo vediamo ripreso in adesso. Bassa frequenza, Ryder Esiedal ha capito che forse è più opportuno aspettare Fabio Aru, e in due in questa salita pedalabile è già stato superato il tratto di Val Tournanche, che presentava le pendenze più severe, quindi salita regolare, vedete stanno salendo con il 53 Ryder Esiedal, invece rapporto anteriore più piccolo, un 39 per Fabio Aru, che predilige l'agilità, ma è Ryder Esiedal che continua a fare l'andatura e hanno la possibilità di aumentare il loro margine nei confronti del quartetto a loro inseguimento. Fabio Aru lo stacca, adesso scatta ancora, c'è lo scatto adesso di Aru, ma risponde prontamente Ryder Esiedal. Vediamo che per il momento il canadese non molla la ruota di Aru, continua quasi uno sprint come se fossimo ormai in vista del traguardo, invece mancano ancora 6 km, ma insiste nella propria azione Aru, e rischia adesso di pagare Ryder Esiedal. Se lo è tolto dalla ruota deve avere la forza adesso per continuare, per insistere nella sua azione, abbassa la testa quasi
un gesto di resa da parte di Ryder Esiedal, che sembra essere davvero andato così come sembra essere andato, ma in senso positivo, Fabio Aru. E dietro invece la situazione rimane sempre la stessa, con Kruijswijk, König, Contador e Landa, che ovviamente adesso deve rimanere fermo, Silvio, adesso deve rimanere, ha capito che Contador cura solo la sua ruota, assolutamente deve rimanere fermo. E Fabio Aru veramente si sta dimostrando in una giornata di grazia, è stato solo qualche decina di metri alla ruota di Ryder Esiedal per poi staccarlo inesorabilmente. Si è visto proprio Ryder Esiedal che tentava di reagire, di tenere duro, e poi immediatamente, nel momento in cui le forze sono finite, nel momento in cui è andato fuori giri, ha dovuto mollare la ruota del Sam. Andiamo da Andrea De Luca. Andrea, gruppo Magliarosa, gruppetto Magliarosa, i quattro corridori, ma sono solo Kruijswijk e König che fanno l'andatura, mentre passivi, Landa è assolutamente passivo, Alberto Contador che chiude sempre la quarta posizione. A voi la linea. Grazie Andrea, sono 22 adesso i secondi, 24 i secondi di vantaggio di Fabio Aru nei confronti del quartetto, con Alberto Contador con il secondo nella classifica generale, il suo compagno di squadra Mikel Landa. I due, Landa e Aru, sono divisi da 50 secondi. Non dimentichiamo che ce ne sono anche 10 di abbuono. Eh sì, potrebbe essere questo un attacco che naturalmente costringe Mikel Landa a rimanere coperto, a rimanere passivo, e potrebbe essere un'azione che nella migliore delle ipotesi, oltre naturalmente a cercare un'importantissima vittoria di tappa in un traguardo prestigiosissimo qui a Cervinia di questa edizione del Giro, anche ritornare in seconda posizione in classifica generale, a meno che, attenzione, mancano ancora 5 chilometri, nel frattempo dietro non ci sia una reazione della Maglia Rosa, che ora a quel punto chiamerebbe allo scoperto anche Mikel Landa. Andiamo da Max Lelli. Sì Francesco, sono proprio dietro Esiedal che insiste ancora di 53, come diceva Silvio, qua la strada non è durissima, ma Aru sta andando su fortissimo, la cadenza del sardo è molto 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 buona, e vediamo che in questo momento Esiedal si è voltato per controllare il gruppetto di Amador che no, ancora non si vede. Stiamo arrivando ormai a 5 km davanti a noi, vediamo molti tornanti, che c'è tantissima gente. A voi. E sta per arrivare Aru al cartello che indica appunto 5 chilometri alla conclusione. Si alza di nuovo sui pedali il sardo, il cavaliere dei quattro mori, così come è stato ribattezzato in questo Giro d'Italia, il suo inseguitore. Eccolo, Ryder Esiedal, che comunque confermando un carattere eccezionale, insiste perché ancora crede nella possibilità di andare, di riportarsi su Fabio Aru, anche se quel fuori giri ai meno 6 rischia di pagarlo caro, rischia di pagarlo sì caro, perché vedi che questa andatura è comunque l'andatura di un corridore, si intestardisce come ha detto Max Lelli con il 53, anche se dietro ha probabilmente un 27-28, quindi è un rapporto comunque molto agile. Vedi che l'andatura che non riescono comunque a fare Kruijswijk e König sta consentendo ad Andrea Amador di rientrare dietro nel gruppettino. Dovrebbe esserci Andrea Amador lì, ho visto maglie Astana, scusate, maglie Movistar. Ma andiamo a chiedere conferma ad Andrea De Luca. Allora, adesso io mi sono fermato un attimo perché c'è Rigoberto Uran e insieme a lui Tanel Kanger che hanno staccato Amador, insieme a loro c'è anche il corridore del Team Sky Nieve. Sono soli 10 secondi dal gruppetto della Maglia Rosa, che visibilmente è il gruppetto di quelli qui dietro che va più piano, perché sia Kruijswijk che Cecconi che non riescono a fare un ritmo incisivo, sta andando molto più veloce Nieve, che sta riducendo visibilmente il distacco. Ma la notizia importante è che invece sono in difficoltà Amador e Damiano Caruso. Amador terzo della generale, non ha retto il ritmo imposto da Nieve in questa fase. Adesso mi volto indietro, è un distacco di circa 30 secondi dal gruppetto Nieve, Kangert e Rigoberto Uran, che è sempre più vicino al gruppo Maglia Rosa. A voi la linea. Grazie Andrea, e lo stiamo vedendo adesso, Nieve con Kangert e Rigoberto Uran stanno affrontando questo tornante, all'uscita riescono a vedere, adesso c'è proprio il contatto visivo con il quartetto, con König, Kruijswijk, Landa e Contador, una situazione che per il momento continua ad andare benissimo a Contador, perché è vero, sta diventando importante il vantaggio di Aru, 43 secondi, ma in classifica generale ha comunque 6 minuti e passa di ritardo dallo spagnolo. Si
sta disinteressando all'azione di Fabio Aru, che invece sta cercando veramente con un carattere anche qui la determinazione del campione del fuoriclasse per Fabio Aru, che vuole la vittoria di tappa, vuole oggi conquistare la vittoria di tappa, mentre Tanel Kangert e Michel Nieve sono in difficoltà e Rigoberto Urán, approfittando della loro stanchezza, sta cercando con uno scatto di riportarsi sul gruppettino di Contador e di Michel Landa. Qui un altro che con il carattere ci sa fare, Ryder Eisler sulla destra, ma molto più brillante l'azione di Fabio Aru. Distante anni luce dai vertici della classifica generale, Rigoberto Urán lo aveva promesso che avrebbe almeno cercato di essere protagonista per una vittoria di tappa e ci sta provando oggi. Intanto, grazie a questa azione proprio nel tunnel, è riuscito a riportarsi sul quartetto con Leopold König, che però non sta facendo un gran ritmo e dunque può continuare a guadagnare. Fabio Aru alla comando, adesso ha 55 secondi di vantaggio. Kruijswijk, lo vedete in maglia azzurra, al limite delle sue possibilità, mentre Fabio Aru continua a viaggiare con un vantaggio. In questo momento ha praticamente coperto tutto il gap che c'è di differenza tra lui, terzo in classifica, e il compagno di squadra Michel Landa, secondo in classifica generale. Parte Rigoberto Urán. Rigoberto Urán approfittando che in questa fase, in questo tratto, la salita non ha grandissime pendenze, adesso prova a riportarsi da solo alle spalle di Ryder Eisler, contando anche sul fatto che dietro sono bloccati per un motivo o per l'altro, come abbiamo illustrato, sono bloccati dai tatticismi, e dunque prova ad approfittarne adesso di Rigoberto Urán. Andiamo da Andrea De Luca. E il carico dell'inseguimento è tutto sui corridori del Team Sky, si continua a disinteressare della questione Alberto Contador, questo è un vantaggio per Fabio Aru, e adesso è Nieve, dopo che si è parlato con Koniga, a cercare ancora energie per dettare lui l'andatura del gruppo, mentre vedo davanti, mi alzo in piedi, Rigoberto Urán ha già guadagnato 50 metri, comunque l'azione sotto il tunnel è stata significativa del fatto che oggi la condizione è ottima per Rigoberto Urán. A dire la verità, adesso inizierà la salita, perché in questo tratto la pendenza è del 3-4%, quindi sarà lì che valuteremo la reale di Urán, che comunque ha un'ottima pedalata adesso. A voi la linea. E questa smorfia che così ci aveva colpito, ci aveva per certi versi anche spaventato, tutti abbiamo ancora negli occhi le immagini dell'arrivo a Vicenza di Fabio Aru, questa invece è un ghigno di determinazione, di rabbia, di volontà di voler comunque provare a lasciare un segno in questo Giro d'Italia da parte di Fabio Aru, lui che ha vinto l'anno scorso una delle tappe dal valore simbolico più alto in una delle montagne di Marco Pantani, la vittoria a Marco Campione di Aru, che adesso ha 1,15 di vantaggio sulla gruppa della maglia rosa. E può essere veramente una giornata in cui lascia un segno tangibile Fabio Aru, perché oltre ad avere concrete possibilità a questo punto di conquistare la vittoria di tappa, vedete che il suo margine nei confronti del gruppo Maglia Rosa sta veramente dilatando, 1 minuto e 13 in questo momento, quindi l'azione del sardo è veramente un'azione molto brillante, ha la possibilità di ritornare in seconda posizione in classifica generale, e se consideriamo, come abbiamo visto, Alberto Contador fuori dalla portata di chiunque, perché è stato finora nettamente il più forte e a meno di imprevisti andrà a conquistare questo Giro d'Italia, Fabio Aru ancora una volta dimostra le sue grandissime qualità, non solo atletiche ma anche caratteriali. Guardate come continua a rilanciare l'azione Fabio Aru. 24 i secondi che ha guadagnato di vantaggio su Ryder Eisler, a un minuto Rigoberto Urán, che non è riuscito però a fare una grandissima differenza nel confronto del gruppetto con Contador, questo con Contador, Landa, due uomini della Team Sky sono Nieve e König, e un meraviglioso Steven Kruijswijk che continua a stupire. Continua a stupire veramente l'olandese, mentre Urán viene segnalato in questo momento a 1,05 da Fabio Aru, continua nel tentativo di reagire, non ha mollato definitivamente Ryder Eisler, conta ancora e ci crede nella possibilità di rientrare su Fabio Aru, che continua a rilanciare l'azione. Bella l'azione di Fabio Aru, un po' scomposta ma molto molto efficace oggi. Mi sono salvato più che con le gambe, con la testa, così aveva detto subito dopo la conclusione della tappa del Mortirolo, dove veramente aveva rischiato e grosso
di perdere anche 20 minuti in classifica generale, e invece appunto con il carattere, con l'orgoglio e con la determinazione era riuscito comunque per quanto possibile a limitare i danni, poi in difficoltà anche nei giorni successivi, ma oggi la giornata, possiamo dire la tappa che attendeva dall'inizio del Giro d'Italia. Nella prima settimana ha speso tantissime energie andando a rincorrere quella maglia rosa che poi si è ritrovato per caso, dobbiamo dire, per una botta di fortuna nella tappa dove meno se lo aspettava, ma oggi veramente sta andando a confezionare un gran capolavoro. Fabio Aru. Grande Fabio Aru, 53-19 in questi ultimi 2000 metri, dove la strada inizia leggermente a farsi meno impegnativa, transita, questa è la grafica in tempo reale, con 27 secondi di ritardo Ryder Heyerdahl, oltre un minuto di ritardo di Rigoberto Urán, che non è riuscito a fare una gran differenza perché nel gruppo maglia rosa è rientrato Michel Nieve, che sta lavorando per Leopold König e quindi sta creando difficoltà a Rigoberto Urán, che vorrebbe oggi andare a cercare un piazzamento, sul podio di questa importantissima tappa alpina, mentre ormai è lanciato verso la vittoria Fabio Aru. Torniamo da Andrea De Luca. Abbiamo risalito le posizioni, quindi siamo passati di fianco Ryder Heyerdahl prima e poi a Fabio Aru. Le sensazioni sono positive per il saldo, le sensazioni sono nettamente positive. A voi la linea. E adesso un flash anche con Max Lelli prima dell'ultimo chilometro di Aru. Vai Max. Sono con Heyerdahl a 1600 metri, ormai ha rassegnato, come diceva Silvio, ha fatto tutta la salita di 53-26, le gambe sono dure però non si rassegna, cerca comunque di mantenere la seconda posizione che non avrà problemi, qua ormai lo strappo è finito e a 1400 la strada comincia a scendere, a voi! Ormai è in vista dell'ultimo chilometro, eccolo qua l'arco che indica gli ultimi 1000 metri, il triangolo rosso dell'ultimo chilometro già preso da Fabio Aru, ed è pronta la festa per il sardo che era stato raggiunto a Madonna del Campiglio dalla famiglia, è arrivata la fidanzata Valentina, è arrivata la mamma Antonella con il papà Alessandro, sono già tutti pronti nella zona del traguardo perché avevano cercato di rimanere il più possibile vicino a questo ragazzo che, Silvio, veramente ha rischiato di sprofondare in questo Giro d'Italia. Invece c'è stata la reazione del cavallo di razza, la reazione del talento e della classe nella tappa più difficile di questa edizione del Giro, che presenta quasi 5000 metri di dislivello. Fabio Aru ha staccato tutti dalla propria ruota, facilitato dal fatto di essere comunque abbastanza lontano in classifica generale dalla maglia rosa, ma è andata a conquistarsela, a prendersela questa importante vittoria. Si può voltare ed è bellissimo in certi casi voltarsi e vedere che alle proprie spalle non c'è nessuno. La vittoria a Cervinia per Fabio Aru, che adesso dovrà tenere d'occhio anche il cronometro perché potrebbe andare a riprendersi anche la seconda posizione in classifica. Intanto ha voluto lanciare questo messaggio per il futuro: ci sono anch'io, Fabio Aru a Cervinia con un grandissimo numero, e questa è la smorfia, questo è il ghigno che vogliamo vedere sul volto di Fabio Aru. Grandissimo, oggi ha fatto veramente una cosa eccezionale. Accolto dal boato del pubblico, che naturalmente ha tributato al sardo il giusto riconoscimento per chi ha conquistato con determinazione questa importante vittoria. In seconda posizione un altro uomo che sta facendo vedere che il carattere non gli manca, Ryder Heyerdahl. Secondo a 27 secondi, non dimentichiamo i 10 secondi di abbuono per Fabio Aru, e ricordiamo anche che in classifica generale lui ha un ritardo di 50 secondi da Mikel Landa. Sta arrivando adesso al traguardo Rigoberto Urán, dunque gli altri uomini di classifica, se mantiene la posizione Rigoberto Urán e la mantiene, non andranno a prendere abbuoni, dunque questo è un altro piccolo grande vantaggio per Aru, che va a riprendersi la seconda posizione in classifica generale scalzando il compagno di squadra Michel Landa. Bella la prova anche di Rigoberto Urán, anche lui ha tentato oggi di reagire e ha reagito, si deve accontentare della terza posizione, ma l'ha detto: voglio comunque una vittoria di tappa. 1.09 il suo ritardo, attenzione allo sprint, riprende per la seconda posizione. Riprende la seconda posizione in classifica generale Fabio Aru, poi arriva Kanger con Kruusbeek, Contador, Landa e adesso i due uomini del Team Sky con König e con Nieve, dunque riconquista la seconda posizione in classifica Fabio Aru. Dobbiamo dire che Alberto Contador anche questa tappa l'ha
disputata da padrone del giro, perché si è limitato a controllare l'unico che veramente avrebbe potuto impensierirlo in classifica generale, vale a dire Mikel Landa. Alberto Contador, che non si è mai mosso, si è limitato a seguire i rivali, mentre sta arrivando anche Damiano Caruso con Genier. Caruso e poi Andrea Amador. Andrea Amador, che oggi potrebbe perdere tanto. Paga un prezzo tanto, importante. Attenzione, c'è Leopold Koenig, da cui dovrà naturalmente guardarsi le spalle, che è già arrivato. Trofimov invece in difficoltà, non è ancora giunto al traguardo. Andiamo subito da Pier Giorgio Severini, che è con un run. Vai Pier. Rigoberto, una grande giornata, finalmente una bella rivincita per te. Ma un po' meglio, volevo provare sul finale, perché oggi ho provato ad andare in fuga ma non sono riuscito. Dopo ho provato a fare qua, ho visto che il ritmo, facevano un bel ritmo, ma diciamo che ancora non arriva, bisogna provare, domani è l'ultimo giorno per provare, perché a me l'unico che interessa adesso è vincere una tappa qua. Non ti basta questo podio? Non ti basta questo podio? No, io guarda, voglio fare bene, comunque l'ho detto che voglio provare fino alla fine. Grazie a Rigoberto Urán, a te Francesco. Grazie Piera. Dunque Contador, maglia rosa, risale a 4 minuti e 37 in seconda posizione Fabio Aru, 5 e 15, si mantiene invariato il ritardo da Contador di Mikel Landa. Andrea Amador è sempre in quarta posizione, ma adesso con un ritardo di 8 minuti e 10, quinto Leopold Koenig a 10 e 47, e attendiamo chiaramente che venga aggiornata la classifica anche per l'arrivo di Yuri Trofimov. Questo intanto è l'ordine di arrivo di oggi con la vittoria di Aru. Fantastico Fabio Aru, lo sottolineiamo ancora una volta, la reazione del campione, la reazione di chi ha una classe immensa, che oggi dopo giornate difficili ogni qualvolta la strada saliva in quest'ultima settimana che proponeva grandi montagne, ha avuto una reazione da campione. E da Monte Campione a Cervinia arriva qua la seconda vittoria al Giro d'Italia dopo quella dell'anno scorso per Fabio Aru, davanti alla maestosità del Cervinio in una meravigliosa giornata. E seguita, l'abbiamo visto dai maxi schermi, metro dopo metro, pedalata dopo pedalata, da Valentina, che è la fidanzata di Fabio Aru, e dalla mamma Antonella, che più di ogni altro ha accompagnato sempre la carriera, anche quando era un ragazzino, di Fabio. E adesso andiamo con Alessandra De Stefano al processo alla tappa.